cominciamo questa nostra serata con la preghiera e possiamo seguire dallo schermo, ci alziamo in piedi e mentre la parola viene intronizzata canteremo per tre volte questo ritornello che troviamo qui riprodotto alle mie spalle. Come la pioggia e la neve scendono giù dal cielo e non vi ritornano senza irrigare e far germogliare la terra. Così ogni mia parola non ritornerà a me senza operare quanto desidero, senza aver compiuto ciò per cui l'avevo mandata. Ogni mia parola, come la pioggia e la neve, scendono giù dal cielo e non vi ritornano senza irrigare e far germogliare la terra. Così ogni mia parola non ritornerà a me senza operare quanto desidero, senza aver compiuto ciò per cui l'avevo mandata. Ogni mia parola, come la pioggia e la neve, scendono giù dal cielo e non vi ritornano senza irrigare e far germogliare la terra. Così ogni mia parola non ritornerà a me senza operare quanto desidero, senza aver compiuto ciò per cui l'avevo mandata. Ogni mia parola. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quello stesso tempo si presenterà con due evangelii, il fatto che i capelli, il cui santo Bianco aveva fatto scoprire il rischio del loro sacrificio. Prendeva la parola a Gesù Cristo. Credete che i due capelli fossero commettere la comedia, tutti i capelli, per aver assorbito dalle sue parole? No, non mi dico, ma se non dico quello che dite, vedrete tutto allo stesso modo. O quelle 18 persone sulle quali parlò l'opera di Signore e di uscite, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, non vi dico, ma se non vi comportate, vedrete tutto allo stesso modo. Diceva anche questa parola. Un tale aveva piantato un ramo di olivo nella sua vigna e venne a cercare la frutta, ma non li trovò. Allora lo Signore disse: ecco, sono tre anni che vengo a cercare frutti su quest'albero, ma non li trovo. Tagliano la tua, quello che è risultato per me. Ma quando mi rispose: padrone, lascia ancora quest'albero, ti dirò trovato al turno e avrò messo il concilio. Vedete così come la frutti per la parola di Dio, se no, non taglierà. Parola del Signore. Come la pioggia e la neve scendono giù dal cielo e non vi ritornano senza irrigare e far germogliare la terra.
così ogni mia parola non ritornerà a me, senza operare quanto desidero, senza aver compiuto ciò per cui l'avevo mandata. Ogni mia parola. Preghiamo tutti insieme la preghiera del Sinodo. Siamo qui dinanzi a te, Spirito Santo. Siamo tutti riuniti nel tuo nome. Vieni a noi, assistici, scendi nei nostri cuori. Insegnaci tu ciò che dobbiamo fare. Mostraci tu il cammino da seguire tutti insieme. Non permettere che da noi peccatori sia lesa la giustizia. Non ci faccia sviare l'ignoranza. Non ci renda parziali l'umana simpatia, perché siamo una sola cosa in te e in nulla ci discostiamo dalla verità. Lo chiediamo a te, che agisci in tutti i tempi e in tutti i luoghi, in comunione con il Padre e con il Figlio, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ci sediamo e ascoltiamo il Vescovo Armando. Buon pomeriggio a tutti. Come mi ha detto il servizio, è stato un giorno di sicurezza, sopra c'è posto, stando in linea della regola fino al primo di aprile. Molte esperienze che ci sono risolte ovviamente, ci stanno accadute, ci stanno venendo dalle allora il mio piccolo intervento per incoraggiarci a obbedire alla Chiesa secondo anche i criteri di Papa Francesco e come bambini a volte ci faccia prendere un capello per ringraziare anche il lavoro che di oggi per quei vestiti faticosi e a queste fatiche va posto di là. Incamminiamoci insieme allora. Rinunciamo alla solidarietà per cercare insieme mano a mano l'acqua più fresca di vita, tornando come popolo all'esame del Vangelo. Invito a cercare sempre il Vangelo e l'incertezza di la parola di vita per oggi del nostro tempo. E quando questa vita emerge in tutta la sua bellezza e potenza, non è perché non la gente che sia il nostro tempo, ma forse solo perché abbiamo già ritrovato le luoghi svegliate e altri come il nostro piano. Magari come un partito credere e non come il primo inizio originario di una comunità che vogliono svegliare. Ogni volta che come Chiesa ci si confronta con le palestre della realtà, ripeto, palestre della realtà, ma è una conformità, si è sempre aperta anche una persona. Vivono il sistema, lo sentiamo a tempo, significa anche andare più a fondo, verificare con più attenzione che le lame che non si deve vedere e onestà intellettuale. E anche con l'umiltà di una sinergia mondiale, direi il minimo nazionale. Non siamo gli unici. I problemi che abbiamo non sono tanti, ma non è più
all'uomo controllato. Significa che il problema va oltre le nostre piccole campate, le piccole campanelle. Verificare con più attenzione sul cuore di serenità e onestà intellettuale. Non ho detto con più silenzio. Il cammino è questo, sarebbe comprendere sempre più le principali e se le parole della testimonianza con cui pronunziamo sono realmente capaci di comunicare all'uomo di oggi di parlare delle sue speranze, ai suoi dolori e ai suoi sogni. A modo di esercizio per evitare, ma non di pace che la crisi sia sempre stata maggioranza. In Italia ci sono inizi per tanto tempo, il mondo e che finito la stata sempre la minoranza. In Italia la voce di sicuramente è cominciata a essere di nuovo o come nel mondo di maggioranza. Ma attenzione, non è una situazione di essere in un'unità di competenza. Perché anche il Papa, al Presidente, ma sempre, pur essendo la Chiesa di minoranza, la guardia potente del mondo, come ha ascoltato la testimonianza. Un cammino del passo, un processo di aspetto comunitario che diventa scuro per il mondo. Anche quello che sembra non ascoltarci, ascolto del popolo di Dio, tutto il popolo di Dio, quello che piace, ascolto dello spirito che ne sosterrà la storia, io che continuo a conoscere la speranza e a indicare la Chiesa la volontà a seguire. Non dobbiamo vedere questa fine che manderà lo spirito che aiuterà a capire, non viene la soluzione della verità. Sì, ma lo spirito che fa insieme di soldi, tutti insieme, senza escludere nessuno, soprattutto senza dare risultato che gli addetti ai lavori e quelli che vivono al centro abbiano posto per un migliore. La storia della presenza ci insegna che spesso la rotta viene indicata dagli ultimi, dagli improbabili, dai periferici. E guai a non ascoltarlo, anche quando ci vanno delle pizzicate fastidiose, sempre. Io non so se per adesso ci sarà posto ancora, spero di sì, ma credo che non lo dico nell'azienda se c'è posto un avviso a quelli che noi rilanciamo ancora fastidiosi e criticati, già non hanno sempre più udito. Credo sia giusto ascoltare il timore, altrimenti già saremmo fuori da questa situazione. Il punto non è da dove parti, ma se sei disposto a metterti in gioco ogni cosa, perfino i tuoi convincimenti più realistici, per cercare con un cuore libero di una persona che ci sono tutti, la mente a cui vuole condurre, e per quanto devi essere della tua vita, ti sento disposto a essere delle cose. Il nostro simbolo parte dall'esperienza storica della comunità ecclesiale italiana, dall'ascolto delle sue fatiche e dei suoi giorni, della sua capacità di evangelizzare la propria terra e degli ostacoli che incontra nel fare. Il percorso sinodale per essere fedele a se stesso deve essere capace di non lasciare indietro nessuno, di evitare che una voce, una qualsiasi voce ecclesiale, per pregiudizio o per preconcetto non venga ascoltata. Tutti siamo chiamati ad ascoltarci gli uni gli altri e quindi a verificare questo. A rivedere con costruzione e tentennamente in ogni incontro autentico, reale, non è ci vuole un regno. Non viene fuori lontano e indenne, ma piuttosto cambiato, maturato, cresciuto. E se questo non viene, significa che non c'è stato un dialogo, un ascolto. Occorre loro la purificazione dell'unito,
non solo sentire, ma ascoltare. E non parlo tra le nostre cose, Papa Francesco ci dice la Sacra Cioè, non sappiamo dove ci conduce, non lo sappiamo proprio, e non sappiamo ancora, la gente ha detto, quale sarà la sintesi per proseguire il secondo strato. E dobbiamo essere onesti su questo, la purificazione del mondo. Cari evangelizzatori dello Spirito, il popolo che ti sa, atto di umiltà, non andiamo a sapere da quel segnale. E non abbiamo sorti, anche questo rischio, bisogna essere lungo, perché il problema che abbiamo fatto, non è che si spiegava nel manca del tutto, è il problema che sta. Milano ha questa, per esempio, si sta a Napoli, con forme diverse, ma il problema è generale. Il chiesto fuori di gioco non è solo il padre o le mani, è in tutta Italia, in tutta Europa, che non vuol dire male di cuore di gioco, si dice che il problema va oltre i nostri piccoli territori. Il matrimonio con la società tra i due, o le convivenze affettive, senza la nostra vita, non sono soltanto. Ma è una cosa proprio grande. Se mi guardi di oggi, se sto dicendo un po' di richiesta di fratellare la Chiesa, non dico che non ci sono di oggi, se mi guardi di oggi, se mi guardi di oggi, se mi ci sono 35% di non partecipi. Significa che il mondo ci sta andando, e ciò che avviene oggi avviene anche qui, come tutte le cose avverranno. E quindi non c'è necessità di lanciare fuori qualcuno, nonostante lanciare da fuori. Ma se la testa è bella, la casa è bella, profumata. Qualcuno dice che non lo vuole, come se non lo vuole, e lui si dice che non fosse qualcuno, non lo vuole, ci ha fatto. Posso dare una vita da loro che sta parlando di ciò che c'è troppo profumo di società di tempo, mi sento un po' sporco, ma magari mi sporco, mi rifiuto, perché ci sono in questa parte di ciò che a noi non fa paura quelli che ci sentiranno tutti. La risposta. Mi fanno paura per loro. Mi raccontavo a loro. Ieri stavo alla festa della Spicciola, come stiamo dicendo, mi sono fatto alcuni fastidiosi e non bella cosa. C'è gente che si butta in ginocchio a fare la colonna, gente che fa degli inghini, gente che non deve andare avanti, no. Che ci succede? È esiste in questo mondo. Devo aiutarlo, però non devo continuare. Però esiste. E non posso far finta che non esista. Non viene mai meno la fiducia che chi vive il processo del Spirito, non è mica un processo che formato quello che fa nei facilitatori, è lo Spirito. E chi ci ha tornato tramite Papa Francesco. O dubitiamo ancora che sia il Papa autentico? E qualcuno non ci dice che non è, perché sono scontato. E lo vive, ai tempi. Nel successo come nel fallimento, solo che in questo secondo caso nel fallimento è più difficile da credere. Specie sul momento dello Spirito cammina in questo processo. È la misteriosa fecondità dei momenti di crisi e di fallimento, spesso possono attivare gesti molto positivi che fanno fare veri e propri passi alla Chiesa. Dietro c'è anche il no, ci può essere il Signore che ha la sì, ma ancora più grande. Per me ci sentimenti come opera dello Spirito può rispettare di volersi autodifendere, difendere la propria identità, giustificarsi, ma
ma assolutamente innocente di maggiore ragione e non è tra la gente se stessa. Allora la crisi non è la mia o la nostra sorpresa, ma il Signore di Dio è la sempre gloria delle sorprese. Vuole prendere loro in mano la situazione e spingerci dalla dispersione a cambiamento. Vuole renderci più liberi, più dolci della sua volontà, meno preoccupati del nostro successo. Questo è l'unico modo in cui egli riforma la sua chiesa, rendendola sempre più giusta. E concludo. Lo scopo del sinodo, Papa 190, non è produrre documenti, ma far diventare sogni, sufficienti profezie e discorso, far sentire speranze, stimolare fiducia, facciare fiorire, intrecciare le relazioni. Cammino sinodale servisse soltanto per creare relazioni, avrebbe fatto un compito eccezionale. Intrecciare le relazioni, risuscitare un'alma di speranza, imparare l'uno dall'altro e creare un immaginario positivo che gli uomini di mente riscaldi il cuore e di un'infanzia. Allora, faccio qualche domanda a tutti. Chi è la chiave per la realtà del mondo, dalle direzioni, dai fallimenti pastorali? O lo viviamo nello spirito? Oppure anche tu, condividi l'idea che la crisi che stiamo attraversando si apra una stagione nuova? Forse il Covid ci sta parlando attraverso i sognatori di oggi. Ci sono sognatori oggi nella Chiesa? Ne conosci qualcuno? E che cosa sono? O ritorno al passato oppure uno sguardo al futuro? E mi è capitato di parlare alla preghiera di Atenagua, e la faccio a voi, non abbiate paura anche per questo. Sento lo Spirito, Dio è lontano. Cristo è il male del passato. Il Vangelo è letto la morte. La Chiesa è una semplice organizzazione. L'autorità è una dominazione. La missione è una propaganda. Il punto è una vocazione. La Chiesa deve essere una morale da schiavi. Ma nello Spirito il costo è sollevato. C'è la manifestazione del Cristo. Cristo è il presente. Il Vangelo è potenza unica. La Chiesa significa comunione trinitaria. L'autorità è un servizio liberatore. La missione non ha tante cose. La liturgia è comunale e anticipazione. La giugno umano è divinizzato. Così, le città del Vaticano e del Vaticano, che lo cambia sono simboli della Chiesa. Allora, buon cammino e buona verificare questa sfida che da quando siamo l'abbiamo trovata da lungo tempo e verificare. Della fatica e di importanza sia la scelta giusta da non perdere e da guardare la sovranità incentivata e coltivare. Mi auguro che questo incontro sia diventato un piacere, ma sia davvero una grazia, come l'aspetto del volontario. E allora buon lavoro a tutti noi. Grazie al Vescovo. Adesso ci riportiamo anche noi con i mezzi tecnici. Ecco, entriamo nei lavori di questa giornata e come è già stato detto, questo doveva rappresentare, come avevamo scritto nel Vademecum, che abbiamo dato da gennaio, nel percorso che effettivamente stiamo realizzando nella nostra diocesi, uno stop and go. Oggi comincia anche il Gran Premio con il Gran Premio di Formula 1, quest'altra cosa. Quindi in questa giornata noi spendiamo molto meno soldi e speriamo di costruire qualcosa di più solido. Stop and go significa dire che ci permetterà di rilanciare la fase finale del cammino, di raccogliere le sintesi dei lavori. Il 3 aprile già sono arrivate 10 o 12 sintesi, narrazioni che non vogliono essere verbali, ma l'ascolto si sta concretizzando
E oggi anche l'assemblea che ho davanti, che abbiamo davanti, è un'assemblea formata, ripeto, dalle presidenze dei consigli pastorali parrocchiali, formata dai direttori degli uffici della diocesi pastorali, formata da chi segue movimenti e associazioni, in particolare coordinati da questa consulta delle aggregazioni laicali. Sono le realtà della nostra diocesi, preti, laici, religiosi e religiose, in queste categorie di persone che abbiamo incontrato. Vorrei non dimenticarci che tutto quello che stiamo vivendo, legato sì al sinodo, e questo l'abbiamo scritto tante volte, ma non vale sempre la pena ripeterlo, è l'unico modo, un modo, certamente quello che adesso ci propongono e ci viene offerto per manifestare la Chiesa del Concilio Vaticano II, in cui era nascosta forse quella parola che oggi sentiamo importante anche in questo tempo, fraternità, ecco, la Chiesa è fraternità. E allora in questo tempo non è possibile, ecco lo stop and go, non è possibile essere spettatori annoiati e stanchi, brontoloni e rassegnati. Partecipare diventa un imperativo e l'attenzione anche che il Vescovo ha sottolineato un po' alle giovani generazioni forse è la priorità a cui ci apriamo con fiducia. Ed ecco questo secondo momento, le testimonianze che dai gruppi sinodali dovrebbero scaldarci un po' il cuore, vedere che stiamo sulla frontiera e che stiamo in dialogo. Non è la Chiesa in uscita, la viviamo, forse Papa Francesco la sta sottolineando e forse noi dovremmo mettere gli occhi lì, là dove viviamo quotidianamente, forse in minoranza, ma non dobbiamo dire che le nostre chiese sono i bambini del catechismo, della prima comunione o i ragazzi della cresima. Forse nelle frontiere che abbiamo qui davanti, cappellania penitenziaria, ambienti di vita come il lavoro e la scuola, troviamo delle persone che vivono questo dialogo da tempo, forse le abbiamo isolate. Una fede autentica implica sempre un profondo desiderio di cambiare il mondo dopo il nostro passaggio sulla terra. La terra è la nostra casa comune e noi siamo tutti fratelli. Ecco, invitiamo qui Don Desiré e Suor Catherine, che saranno loro a testimoniarci questo gruppo sinodale che hanno vissuto e stanno vivendo nel carcere di Fossombrone. Grazie di questo momento dato. Io vorrei prima parlare brevemente sulla cappellania penitenziaria, perché dopo un lungo tempo del servizio svolto da Don Guido Spadoni come cappellano, più di 20 anni, alla Casa di Reclusione di Fossombrone, l'anno scorso a settembre è stata eretta la cappellania e l'equipe pastorale della cappellania presso la Casa di Reclusione di Fossombrone, che già è composta in un modo sinodale, perché è composta da Padre Desiré come cappellano, che sono io, e poi da Suor Catherine, da un frate Fra Fabio, frate Cappuccino, e da Dottore Giorgio Magnaneri, laico, volontario. E poi un sacerdote africano, burundese, una suora americana e 2 italiani, cosa volete? Noi viviamo, abbiamo vissuto questo cammino sinodale, prima di viverlo al carcere con i detenuti, l'abbiamo vissuto tra di noi come equipe, riconfrontarci e coprogettare insieme, anche già nella preparazione del momento che abbiamo avuto come momento sinodale con i detenuti. Lo dico perché già in 4 si organizza
meglio, con dei punti di vista diversi, e poi produciamo oppure facciamo più o meno una cosa già concordata che è già sinodale. Io mi sono occupato dell'organizzazione con l'istituto, col carcere, organizzando anche con l'orario di quello appuntamento importante. Avevamo già previsto, la Sor Catherine ha formulato, personalizzando più o meno le domande che hanno suscitato il dialogo durante questo momento sinodale con i detenuti, e poi Giorgio che ha fatto il facilitatore, e Fra Fabio che doveva fare la sintesi. Il gruppo sinodale, quindi abbiamo dato l'avviso, l'invito, abbiamo avuto un gruppo sinodale con i detenuti, una cosa che già facciamo col nostro servizio, col nostro pastorale. Loro hanno bisogno dell'ascolto e del dialogo che facciamo sempre o spesso con i colloqui che abbiamo già. E questa occasione è stata per vivere insieme, perché altrimenti abbiamo colloqui con uno, e questa volta è stata insieme e si sono espressi. È stata un'occasione fruttuosa, il fatto che hanno rappresentato tutti quelli che abitano la casa di reclusione nell'esprimere quello che hanno vissuto prima della detenzione e quello che vivono durante. Il tempo è stato piccolo, non è bastato, avevamo 2 ore, e poi avevano bisogno dell'ascolto, del dialogo, di esprimersi, per dire che, e poi per quello hanno chiesto dei momenti simili, perché ci hanno chiesto, continuiamo la settimana prossima, come questi momenti, abbiamo detto allora, guarda, come è organizzato, così no, in futuro sì, per loro hanno espresso questo desiderio di avere dei altri momenti così, e poi noi già stiamo lavorando su questo, parlando con l'amministrazione del carcere per avere un appuntamento settimanale o bisettimanale per avere dei momenti di accompagnamento spirituale e morale, dialogando, dando loro la parola più di quello che viviamo, per esempio durante la celebrazione eucaristica, lo sappiamo, non è che si esprimono facilmente. Adesso lascio la parola alla suora per esprimere alcune considerazioni che sono venute fuori durante quel momento che abbiamo vissuto insieme. Buonasera, sono Sor Catherine. Prima di iniziare di spiegare, voglio ritornare alla formazione che ci è stata offerta sia dalla diocesi che dalla parrocchia. Quando ci hanno preparato per fare il facilitatore, hanno raccomandato proprio questo atteggiamento di farsi piccoli. Perché questo doveva essere per noi facilitatori il momento che apre alla nostra conversione. Quindi ci hanno raccomandato di ascoltare. E stasera vi voglio presentare qualche sorpresa che è uscito fuori dal nostro incontro con i detenuti. Le sorprese di Dio, che in fondo sono la presenza dello Spirito Santo, proprio lì, in un luogo difficile. Quando gli abbiamo chiesto se si sentivano appartenenti alla Chiesa, tutti hanno iniziato a parlare bene, molto bene, dei preti che hanno avuto nella loro vita, dall'infanzia, dalla gioventù, quasi un fiume di nomi, di persone, di preti che sono stati vicini, che sono ancora vicini, magari alle moglie in questo momento. Augurano che questo possa continuare nella Chiesa, che la Chiesa, se non solo i preti, vadano casa a casa per incontrare le persone, che siano vicini nei momenti soprattutto più difficili.
Secondo punto è nella misura in cui si ha coraggio di guardare in faccia al male compiuto, anche se non direttamente, da quel punto in poi è possibile imboccare una nuova strada. Non è fuori luogo che il Papa abbia voluto iniziare questo percorso proprio denunciando tutti gli scandali avvenuti nella Chiesa in questi anni. Questa non ostacola il cambiamento. Anzi, Gesù dice che la verità vi farà liberi. Detto ciò, ho visto che da parte dei detenuti, dalle loro risposte, che hanno speranza per il futuro della Chiesa. La Chiesa troverà il suo posto nel mondo se saprà stare vicino a tutti. Questo tipo di risposta viene in un luogo dove chi ha sbagliato è cosciente di questo 24 ore su 24. Ha sempre dinanzi a sé il suo peccato. Ma coloro che fanno un percorso serio si trovano cambiati. Riconoscono i propri limiti e fragilità, proprio come tutti i battezzati sono chiamati a fare, perché la Chiesa siamo noi. Uno dei sogni per un detenuto era poter avere una sezione solo per coloro che vogliono pregare o studiare teologia. E subito dopo uno che si dichiara agnostico dice i cristiani non possono mettersi da parte, abbiamo bisogno della vostra presenza. Per dirvi che anche in un luogo così buio, la presenza dei cristiani è una presenza della Chiesa che suscitano domande. Nella casa di reclusione a Fossombrone i detenuti vengono ascoltati circa 15 ore alla settimana. Fra noi siamo parte dell'equipe. Noi ascoltiamo molti silenzi e accogliamo molte lacrime. Anche le lacrime hanno la loro voce e la loro importanza. I detenuti vengono trasferiti abbastanza spesso. Ebbene, anche durante questo momento che eravamo insieme, non è uscito male, qualcuno si è trovato male, un cappellano, anzi, tutti hanno lodato i cappellani che hanno trovato nelle carceri. E nessuno ha detto che ha difficoltà di vivere la sua fede in carcere. Quando abbiamo concluso l'incontro, oltre a rassicurare che avremmo fatto altri incontri anche sulla parola di Dio, alcuni hanno detto: ma perché voi non ci raccontate la storia della vostra vocazione, perché avete seguito Gesù? E io vedo questo come una risposta di uno che delle persone che si sono sentite veramente ascoltate. E perché quando ci sentiamo ascoltati è più facile di accorgersi di chi si ha davanti. Concludo con questo passo del Vangelo di Giovanni. Gesù rispose loro: il Padre mio opera sempre, anch'io opero. Questo sinodo è una grazia, ma si deve voler essere corresponsabili con la fatica che comporta il camminare insieme. Convinti che Gesù risorto ci precede sempre e non i Galilei della storia umana. E intanto diamo il benvenuto a Pierpaolo Triani, che è quello sconosciuto che vedete lì. Ciao a tutti. Paolo. Buon pomeriggio. Ciao, ben trovato e grazie. Grazie a voi. E finiamo noi quel momento di ascolto, come ti raccontavo, dei nostri gruppi sinodali e poi daremo a te la parola. E ecco, la seconda testimonianza ci viene da Giovanni Giovanelli, che è impegnato nel sindacato. È un ambiente, quello del lavoro, certamente, che, come abbiamo visto anche dalle schede che abbiamo inviato, in cui a volte ci troviamo isolati, incapaci di ascoltare, non più presenti. Abbiamo chiesto a Giovanni
Sappiamo che hanno già cominciato a fare anche un piccolo percorso. Chiediamo a Giovanni di poterci raccontare questa iniziale partecipazione al Sinodo. Ringrazio per la vostra disponibilità, la vostra accoglienza. E ormai è diventata questa settimana, sta diventando un'abitudine, un'eccellenza andare nei gruppi sinodali. Per cui ieri abbiamo fatto Senigallia, oggi facciamo Fano, per cui è un'ottima occasione anche per noi del sindacato di uscire anche noi dai nostri steccati, dai nostri recinti, dalle nostre certezze, dei nostri modi di operare. E avevo preparato un intervento, ma poi ascoltando sia il Vescovo che anche così, alcune cose di questi giorni, e provo così a seguire una traccia veloce. Ma il primo aspetto è questo che diceva il Vescovo prima nella sua introduzione, che non ci sono risposte certe. Se è vero nel mondo della fede, della testimonianza cristiana, è vero anche nel mondo del lavoro, oggi come mai. Non ci sono più risposte certe, non ci sono più certezze. E viviamo in una società sempre più globale, sempre più liquefatta, sempre più precaria, sempre più flessibile, dove anche il lavoro purtroppo segue sempre questa logica. E credo che questo sia un punto di partenza ineludibile se vogliamo provare a ragionare e a confrontarci sul mondo del lavoro. Però sono un uomo, anche io di fede, un uomo di speranza, per cui non mi voglio annichilire dietro queste dimensioni che ci accompagnano quotidianamente. Provo a dare alcuni input. Dobbiamo tornare a ragionare insieme della qualità del lavoro. L'anno scorso sono morte 1.134 persone nel lavoro. Nonostante la pandemia, vuol dire che sono morte 3 persone al giorno mentre si recavano a lavorare. In Italia abbiamo una legislazione sul tema della sicurezza del lavoro che è tra le più avanzate in Europa, con una storia sindacale, una storia di giuslavoristi, una storia di idee, di studi. Ecco, però nonostante questa legge abbiamo questo dramma. 1.134 persone sono morte mentre andavano a lavorare. Dobbiamo anche qui ripensare se è un problema di legge, un problema di coscienza, un problema di formazione, un problema di rispetto delle regole, perché io dico sempre da sindacalista non possiamo mettere un carabiniere in ogni luogo di lavoro, ma dobbiamo far sì che un luogo di lavoro, qualsiasi luogo di lavoro, sia un luogo di lavoro sicuro. Abbiamo il problema del lavoro festivo. Sappiamo che Sua Eccellenza, anche in questa diocesi, ogni tanto abbiamo ascoltato le sue parole sul lavoro festivo. Ecco, una parte del lavoro festivo sicuramente non dà qualità al lavoro stesso, non dà qualità nemmeno alla vita dei lavoratori. Giovani e lavoro. Vado veloce. Non ho portato i numeri, Don Francesco mi ha detto se vuoi puoi proiettare anche i numeri, ma i numeri si trovano sul sito dell'Istat, si trovano tutti i numeri che vogliamo. Abbiamo il più alto tasso di giovani che nel lavoro non ne studiano. E i dati della Regione Marche, della provincia di Pesaro-Urbino, di questo territorio non sono anche più felici. Siamo aggiornati al 2017, per cui sono passati 5 anni, ma avevamo il 22% in questo territorio di giovani che nel lavoro non ne studiano. Cioè significa che dopo i 16 anni, finito l'obbligo formativo, smettono di lavorare e non iniziano a studiare. Sono i famosi NEET. Ecco, se vogliamo dare speranza ai giovani, insieme dobbiamo iniziare forse a lavorare, a riflettere su come accompagnare i giovani sia al percorso formativo sia al percorso del lavoro. Problema del lavoro femminile. Io ho guardato alcuni dati, ma non li ho voluti proiettare proprio per non tediarvi, però abbiamo il 75% di part-time involontari. Cioè significa che su 10 donne o su 100 donne, a 75 donne viene chiesto di mantenere il luogo di lavoro ricorrendo a un part-time involontario, non un part-time per scelta, un part-time involontario. Questo è trasversale in tutti i settori.
Ecco, per cui anche questo, se vogliamo iniziare a ragionare di qualità del lavoro, è un tema che possiamo affrontare. Guardando più specificatamente il nostro territorio, abbiamo un grosso problema, lo dicevamo anche al gruppo sinodale sul lavoro, delle aree interne. Abbiamo un divario sempre più estremo tra coloro che vivono sulla costa e coloro che vivono nelle aree interne. Per cui c'è difficoltà a trovare lavoro, c'è difficoltà a trovare occupazione, gli imprenditori fanno difficoltà di investire nelle aree interne. Ecco, credo che anche questo sia un tema che dobbiamo iniziare ad affrontare. Si parla, adesso per un periodo l'abbiamo sospeso, ma stiamo parlando di transizione ecologica. Ecco, dobbiamo far sì che nella transizione ecologica nessuno rimanga fuori. Sapete che in questi mesi si è iniziato a discutere di tutta la transizione ecologica per la filiera automobilistica. Ecco, dobbiamo far sì che nessuno in questa transizione ecologica rimanga fuori. Un altro grande tema che sicuramente dobbiamo iniziare ad affrontare, si sente spesso questi articoli sul giornale, no? Imprenditori cercano operai, impiegati, addetti, non li trovano. Eppure i dati ci dicono che abbiamo un alto numero di disoccupati e inoccupati. Non entro in questo bel campo, voglio entrare dentro questo dibattito. Però sicuramente un'azione che possiamo fare è quella di qualificare l'orientamento al lavoro, sia degli inoccupati che dei disoccupati. Dovremmo anche qui provare a usare strumenti nuovi, perché oggi una persona che cerca lavoro entra in un vortice di sfiducia, perché da una parte dei servizi pubblici abbiamo servizi pubblici che sono avverati su procedure amministrative, i servizi privati fanno meno difficoltà, ma sono sempre servizi privati. Per cui questa partita dell'orientamento al lavoro, se vogliamo affrontare anche questo territorio, è il tema del lavoro, soprattutto per coloro che sono in quella fascia di età che è over 55. Oggi per un over 55 ricollocarsi nel mondo del lavoro magari non ha né competenze tecnologiche né competenze digitali, diventa impegnativo. Ecco, ho messo là alcuni temi, forse non ho messo troppi, però credo che questi temi, siccome in questa diocesi sia nel gruppo della pastorale del lavoro, li abbiamo sempre affrontati, li abbiamo sempre parlato, ecco, dovremmo forse trovare un metodo operativo su alcuni progetti, su alcuni micro progetti o su alcuni micro temi per iniziare a sperimentare strade nuove. Mi piaceva, e così concludo, l'ultima cosa che si diceva è questo dell'intrecciare le relazioni. Cioè ci piacerebbe che questo momento, vi ringraziamo che ci avete invitato, però che questo momento di confronto, di dialogo, questo momento di confronto e di dialogo permanente, perché il mondo del lavoro ha sempre bisogno di essere accompagnato. Abbiamo sempre anche bisogno noi che lavoriamo nel sindacato di raccogliere i suggerimenti, le sollecitazioni, le critiche, le indicazioni utili, perché altrimenti proprio per le dinamiche così veloci del mondo del lavoro abbiamo necessità di risposte più coese. L'ultima cosa di cui ne sono profondamente contento è che in questa diocesi, anche grazie al progetto Policoro, abbiamo iniziato a collaborare insieme, per cui anche questo strumento del progetto Policoro sicuramente è un fiore all'occhiello di questa diocesi, ecco, però potrebbe veramente anche questo diventare uno strumento sempre più, come posso dire, sempre più laico per far conoscere i giovani, per avvicinare i giovani alle dinamiche del mondo del lavoro. Grazie e buon grazie. Grazie, e la terza testimonianza, la terza restituzione in qualche modo, e mi auguro anche la passione con cui le persone ci raccontano della loro esperienza sia forse anche più importante delle parole che dicono, perché a volte ci manca proprio questa passione, questo entusiasmo. Il terzo ambiente di vita che abbiamo individuato è quello della scuola.
e chiamiamo qui Suor Daniela, e non c'è Francesca, quindi c'è solo Daniela che viene qui e ci parla di questa esperienza che anche loro stanno vivendo. Bene, mi dispiace che non c'è Francesca perché è una mamma veramente speciale, con una famiglia molto numerosa, genitori anziani, quindi gli imprevisti sono dietro l'angolo. Però veramente è stata molto preziosa per poter raggiungere un po' questo, fare questo percorso, perché più che i risultati mi sembra interessante appunto condividere con voi il cammino fatto. Perché io uscivo da un consiglio pastorale in cui appunto si era lanciato una proposta, l'invito, un caldo invito a vedere gli ambiti di vita dove noi lavoravamo o vivevamo, dove si poteva creare un gruppo sinodale. Quindi subito il pensiero è andato alla scuola superiore che c'è a Fossombrone, quindi tra ragazzi o docenti, non sapevo ancora bene come, dove, quando. Poi ho incontrato Francesca, che è questa insegnante, docente di storia italiana, e lei, anche lei aveva questo desiderio, fa parte del gruppo di CL, però assolutamente desiderava trovare il modo e la forma di creare un gruppo fra gli insegnanti, e solo che era molto titubante anche lei, per cui ci siamo ritrovati un giorno a casa sua a prendere un caffè, intanto abbiamo iniziato a dialogare su come fare, chi invitare, come dirlo, eccetera eccetera. Poi ci siamo divisi un po' i compiti, io ho parlato con la dirigente perché l'intenzione era comunque di magari non farlo all'interno della scuola, però ci sembrava opportuno informare la dirigente di quello che stavamo dicendo agli insegnanti, così anche a livello di comunicazione magari avrebbe potuto partecipare anche lei. In più eravamo in un periodo abbastanza intenso di lavoro a scuola, tra consigli di classe, tra tutto, per cui ci sembrava di rubare troppo tempo agli insegnanti. Però ci siamo fatte forza l'una con l'altra, io ho parlato con la dirigente, pian pianino abbiamo iniziato a contattare i singoli docenti ad uno e tutti, ecco, la sorpresa è stata questa, cioè che tutti sono stati entusiasti e contenti dell'invito fatto. Ecco, da qui poi a realizzare il gruppo è stato un pochino più difficile perché l'obiettivo era questo. Allora, l'intenzione era di trovarsi a pranzo, finito l'orario di scuola, finisce alle 2, qualcuno finiva all'1, per cui chi finiva all'1 preparava il pranzo e poi mangiavamo insieme e poi facevamo il nostro confronto. E il primo appuntamento è saltato perché diversi insegnanti non potevano, avevano degli imprevisti, non ci siamo arrese, ne abbiamo proposto un secondo momento, un altro giorno, e abbiamo realizzato questo momento. Alla fine non erano molti quelli che hanno potuto aderire, però chi non ha potuto partecipare si è dimostrato, e penso sinceramente, che avrebbe desiderato, ma veramente per motivi di famiglia, di casa, eccetera. Ecco, qui ci siamo un po' sentiti come nella parabola in cui Gesù invita al banchetto e uno ha il campo da vedere, l'altro deve andare a un funerale. Insomma, sembrava proprio che succedessero tutti quel giorno. Comunque è stato davvero bello. Allora, alcuni insegnanti ci hanno chiesto di farlo ancora, chi non ha potuto venire di offrirgli un'altra opportunità, e così sarà prima della fine di marzo. Ed è stato bello soprattutto perché ciascuno arrivava da una realtà diversa, da comunità differenti, per cui è stato un confronto che ha fatto bene, oltre che a conoscerci noi, perché tutto è iniziato con il pranzo e quindi in un modo informale, una conversazione così che ha servito tutti a conoscersi un pochino meglio. E in quanto ai temi che avevamo un po' proposto, cioè le modalità che ci erano state suggerite per lavorare, anche qui cioè è stato bello,
senza soffermarmi su tutti i dettagli che poi invieremo nella sintesi. Ecco, però l'aspetto più interessante è stato che comunque loro dicono che non si sono mai sentiti coinvolti, ascoltati, cioè hanno avuto la sensazione che fosse una cosa molto bella avere questa possibilità di parlare, di dialogare, di dire appunto liberamente quello che pensano. La maggior parte pensavano che appunto fosse il responsabile della comunità a dover prendere le decisioni. Ecco, ci siamo fermati parecchio su ultimo, uno dei punti in cui il processo decisionale nelle comunità, diceva, bisogna sapere che tutti abbiamo voce in capitolo. La maggior parte delle esperienze ascoltate erano di situazioni in cui alla fine era il parroco che prendeva le decisioni senza condividerlo tanto molto con i parrocchiani. E quindi questo è risultato molto forte, questa esigenza. È un'esperienza invece che appunto posso anche dirla, che mi ha sorpreso anche a me, perché riguardava la parrocchia di Fossombrone. Lo scorso anno non sapevamo come fare per la celebrazione delle prime comunioni, e quindi il parroco, cioè abbiamo pensato di fare una riunione con i genitori, e una delle mamme, che era anche insegnante presente a questo gruppo, ha riportato che in questa riunione il parroco ha dedicato tutto il tempo ad ascoltare i genitori, e questa mamma ci ha riportato che tutti i genitori sono rimasti molto positivamente colpiti dal fatto di essere stati ascoltati. Ovviamente nella consapevolezza che poi la decisione finale spetta al responsabile. Però non pensavo, cioè mi ha sorpreso questa cosa, invece la gente dice che tutti comprendono se sono informati, se conoscono il senso delle cose, del perché si arriva a alcune scelte, alcune decisioni, e apprezzano di essere coinvolti in questo. Grazie Daniela. Grazie. Bene, grazie per queste testimonianze. Vi dico, ecco, semplicemente avevamo diverse possibilità di scelta. È stato interessante anche un gruppo che si è aperto con alcuni rappresentanti dell'Islam e di altre confessioni cristiane, piuttosto che alcuni incontri avuti con persone che non appartengono all'ambito, tra virgolette, ecclesiale, ma che nonostante questo hanno accettato tramite amici di condividere il percorso. Un testimone di Geova che ha portato le sue risposte a un parroco che ci è arrivato. Cioè, sono tante e diverse le modalità. Quindi io vorrei, ecco, che queste tre non sono semplicemente quelli di serie A, sono semplicemente degli spazi che, avete capito, si sono aperti semplicemente perché qualcuno si è messo in gioco, ma mettersi in gioco nell'ambito dell'ascolto. Ecco, ora diamo la parola a Pierpaolo Triani. Permettetemi prima di presentarlo un attimo, ma non con tutti i pedigree di cose che fa e che sa fare, ma soprattutto per presentarlo come uno dei membri del coordinamento nazionale del Cammino Sinodale. Sono 13 i membri del coordinamento nazionale, di cui 3 vescovi, 5 laici, 3 uomini e 2 donne, un presbitero, un diacono, 3 consacrati, un uomo e 2 donne. Dico questo perché, come è stato sottolineato, anche questa è un'esperienza sinodale. Daniela e Francesca si sono incontrati, Desiree, Catherine, Giorgio e Fabio si sono incontrati, quindi non c'è ma c'è un noi che incontra un noi. Questo è importante, e dopo non siamo io e tu, ma siamo noi, con tutti quelli che ci incontriamo. Questo lo sottolineo. Pierpaolo Triani è professore ordinario di pedagogia presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, con sede a Piacenza. Dico alcune cose, fa parte del gruppo di lavoro, questo lo dico perché tanti di noi hanno usufruito
gruppo di lavoro che elabora periodicamente per l'Istituto Toniolo il rapporto giovani, che abbiamo letto con grande interesse in questi ultimi anni, membro dell'Osservatorio Nazionale dell'Infanzia e direttore del Centro Studi per l'Educazione alla Legalità presso l'Università Cattolica. Con Pierpaolo ci siamo conosciuti in Azione Cattolica quando eravamo tutti e due molto più giovani, e questo mi fa piacere anche quindi incontrarlo per queste strade che nella nostra vita si intrecciano. Gli diamo la parola. Pierpaolo, prendi pure il tempo che vuoi e noi ti ascoltiamo volentieri. Grazie Pierpaolo, grazie. Grazie di cuore Don Francesco. Dimmi solo se mi sentite. Se mi sentiamo. Ok. No, grazie a cuore di voi, a voi per l'invito. Ringrazio Sua Eccellenza, ringrazio Don Francesco con cui ci conosciamo da 30 anni, ormai non è uno scherzo, ma sono 30 anni, in cui appunto percorrevamo le strade del settore giovani dell'Azione Cattolica, e sono molto contento di essere qui. Mi scuso perché mi sono collegato tardi, ma per una ragione molto seria, nel senso che come diocesi di Piacenza avevamo l'anniversario della morte di 2 anni fa per Covid di un sacerdote che era l'assistente dell'Azione Cattolica unitario che ha segnato molto la comunità, e quindi c'era questa commemorazione a cui ho partecipato, quindi sono arrivato diciamo con un po' di ritardo. Condivido con voi volentieri il senso del lavoro e del cammino che si sta facendo, anche fresco dell'incontro di ieri e di l'altro ieri, dove erano presenti anche Giovanni e Roberta. Ci siamo trovati a Roma e abbiamo vissuto un giorno intenso con più di 300 delegati, referenti, regionali, diocesani, di quasi tutte le diocesi italiane. Abbiamo lavorato insieme proprio su come adesso cominciare a raccogliere quello che sta emergendo, come ascoltarlo, come rilanciarlo. Eravamo all'Hotel Ergife, lo stesso hotel dove a novembre abbiamo fatto con i vescovi l'esperienza, anche con i vescovi dei gruppi sinodali. E anche lì è stata un'esperienza davvero molto, molto bella, che ha messo al centro il tema dell'ascolto reciproco e della narrazione. Temi che ho già sentito anche dalle esperienze che sono state riportate e per le quali vi ringrazio. A me è stato chiesto di fare un intervento appunto di, se volete, di scenario sul senso del cammino sinodale che stiamo cercando di fare come Chiesa italiana dentro il cammino della Chiesa universale. E allora mi fermerò su alcuni passaggi, sperando di non essere troppo lungo. Non fidatevi mai di chi dice che non sarà troppo lungo, perché tendenzialmente rischia di esserlo, ma cercherò di non cadere in questa trappola. Cercherò allora di fare questi passaggi, le ragioni che voi conoscete del cammino sinodale, ma ce le diciamo perché mi sembra molto importante potercele ridire. Le caratteristiche del cammino sinodale, o almeno le caratteristiche che cominciano a emergere, lo stile e anche alcuni aspetti che già si stanno vedendo di questi primi passi. Innanzitutto vengo alle ragioni del cammino sinodale. Le ragioni del cammino sinodale nascono da una duplice sollecitazione, dalla sollecitazione del Papa alla Chiesa italiana, fatta più volte, adesso vi risparmio le date in cui questo è avvenuto, di riprendere quanto lui aveva chiesto a Firenze, cioè di avviare davvero un percorso di riflessioni all'interno della Chiesa italiana, ma anche di slancio missionario di uscita all'interno della Chiesa italiana. E l'altra ragione è l'invito che Papa Francesco ha fatto a tutte le chiese del mondo di mettere al centro il tema della sinodalità
all'interno del Sinodo Universale dei Vescovi, proprio dedicato alla sinodalità. Ecco, questa doppia sollecitazione è stata preziosa proprio per dare il via al cammino sinodale della Chiesa italiana, che possiamo dire che nasce da un lato come una risposta a un invito. Quindi ci siamo messi in cammino per rispondere ad un invito, ma non a un invito qualsiasi, a un invito che il Vescovo di Roma ci ha fatto di prendere consapevolezza del nostro essere Chiesa e del nostro annunciare il Vangelo oggi. Ma prendendo in considerazione seriamente questo invito del Papa, ci siamo anche accorti che questo invito corrispondeva a un'esigenza, come tra poco poi dirò, e a un desiderio di una Chiesa e di una comunità cristiana che abita il proprio tempo, senza paura del tempo che sta vivendo, il che non vuol dire senza preoccupazioni e senza timori e senza angosce, soprattutto negli anni che stiamo vivendo, ma senza la paura che porta alla chiusura, il desiderio di una Chiesa che quindi non vuole adagiarsi, ma vuole appunto abitare evangelicamente questo tempo. E allora qui mi sembra molto importante richiamare quanto Papa Francesco sottolineava all'inizio, subito, il giorno dopo, se non ricordo male, della sua elezione a Vescovo di Roma, quando nell'omelia del giorno dopo ai cardinali sottolineava le necessità di una Chiesa che cammina, che edifica e che confessa. Ecco, io credo che alla base del Sinodo Universale e alla base del cammino sinodale della Chiesa italiana ci sta proprio questo desiderio. Il desiderio innanzitutto di essere una comunità che cammina nella sequela. Cioè, il primo compito della Chiesa è camminare. Ma è camminare non in solitudine, ma è camminare insieme dietro il Maestro. E se volete, questa è la domanda di fondo che ci sta animando. In che modo stiamo camminando? In che modo stiamo camminando insieme dietro il Maestro? Ma camminare dietro il Maestro vuol dire camminare con le persone, con la gente, nei territori e nelle situazioni che viviamo. Quindi essere una Chiesa che cammina, che non sta ferma, che non guarda indietro, ma che segue il Maestro. Questo è il primo desiderio, secondo me, che sta alla base di questo processo che è stato avviato e che poi è in piena sintonia con la dinamica della Chiesa in quanto tale e con le sollecitazioni e l'orizzonte del Vaticano II. Una Chiesa che cammina, una Chiesa che edifica. È un tempo di costruzione. Mi sembra, in questi giorni ci pensavo a lungo, in questo tempo così segnato dalla chiusura, ora dalla tragedia della violenza e della paura, noi cristiani osiamo dire che è essenziale ascoltare, osiamo dire che è essenziale costruire, non distruggere, che è essenziale edificare e quindi non semplicemente mantenere, no, contenere, ma Papa Francesco dice una Chiesa che edifica, che costruisce. E terzo, una Chiesa che confessa la propria fede umilmente, sapendo che sempre abbiamo bisogno di chiedere al Signore, al Maestro, di aiutarci a crescere nella fede.
ma che confessa la fede nel risorto, che quindi confessa di credere che siamo creati, che siamo figli, che siamo fratelli, che siamo amati, che siamo salvati, che siamo salvati da una parola d'amore che è più grande della morte. E questo oggi lo possiamo dire sottovoce perché guardiamo le tragedie che ci attraversano, ma sempre di più ci accorgiamo di quanto sia importante confessarlo. Ecco, credo che la ragione di fondo sta proprio qui: essere una chiesa che cammina, che edifica, che confessa. In questi anni credo che abbiamo compreso meglio che abbiamo bisogno di riprendere in mano la questione sul per chi siamo e che forma di chiesa noi siamo, com'è il nostro essere chiesa. Come ci ricordavano i vescovi nella lettera a tutti gli uomini di buona volontà nell'apertura del cammino sinodale, in un tempo in cui sappiamo di non essere più la chiesa di tutti, perché siamo minoranza, ma continuiamo a essere e vogliamo essere la chiesa per tutti, a misura delle persone. E il cammino sinodale vuole proprio, e il Sinodo Universale dei Vescovi vogliono proprio mettere al centro questo, la forma, innanzitutto la forma della Chiesa. Che Chiesa evangelica che cammina dietro il Maestro possiamo essere. E non bastano allora dei ritocchi, probabilmente, ma siamo invitati ad un cambiamento e soprattutto a un coinvolgimento profondo. Papa Francesco ce lo ricorda con il tema della conversione, la conversione pastorale. La conversione pastorale che però passa innanzitutto non dalla conversione delle strutture, anche se certamente di queste probabilmente ci sarà bisogno, ma parte da una conversione del nostro modo di ascoltarci, dal nostro sguardo, dal cambiamento del nostro cuore. Il nostro desiderio come comunità cristiana è quello di sempre, è la ragione per cui c'è la Chiesa. Il nostro desiderio è annunciare il Vangelo, è seminare nei cuori delle persone la parola buona del Vangelo. Ma come oggi possiamo come Chiesa annunciare il Vangelo? Quale Chiesa vogliamo essere? Come vogliamo camminare insieme? Che sollecitazioni ci vengono dalla realtà? Ecco le questioni che emergono. Il Papa, attraverso il Sinodo Universale, ci invita a riflettere sulla nostra forma di Chiesa, se siamo davvero o no una Chiesa sinodale, cioè capace di camminare insieme. Il Papa Francesco più volte ci ha ricordato che la sinodalità è una caratteristica intrinseca alla Chiesa, cioè non è un accessorio, non è un elemento accessorio, ma la Chiesa è per sua costituzione sinodale, che non vuol dire democratica, è un'altra cosa. È sinodale, vuol dire che c'è un camminare insieme nella corresponsabilità della fede. Allora Papa Francesco ci invita a questo: in che modo sappiamo camminare insieme? E il cammino sinodale della Chiesa italiana aggiunge una questione, che è nel nostro riflettere su quale Chiesa siamo e possiamo essere, quali sono gli elementi su cui occorre operare, quali sono gli aspetti su cui occorrerà intervenire insieme per essere sempre più capaci di annunciare il Vangelo alla Chiesa di oggi. Ecco, allora il senso del cammino che abbiamo iniziato è quello di essere di essere un tempo
segnato dalla dinamicità. Uscire. E che non vuol dire uscire solo di casa, no? Girando in questi mesi online quasi tutta Italia, no? Sono stati incontri bellissimi, devo dire, molto impegnativi, perché nel mese di febbraio abbiamo incontrato tutte le regioni italiane e tutte le diocesi italiane, quindi, in incontri serali che andavano mediamente dalle 8:30 alle 11 di sera, però è stato molto arricchente, molto bello, e molti hanno detto: ma ci avete chiesto di fare i gruppi sinodali in gennaio, quando è tornato il Covid, ma non ce la facciamo. E questo è un dato oggettivo, c'è stata un'oggettiva difficoltà. Però questo desiderio di uscire, anche semplicemente collegandosi online, provando ad ascoltarci, ha messo in moto una dinamicità che è molto importante. Vorremmo che tutti insieme, che questo tempo fosse un tempo dinamico, cioè di uscita, che vuol dire di riconoscimento che l'opera dello Spirito è presente. Un tempo allora di ascolto, su cui poi tornerò, un tempo di discernimento e anche un tempo di creatività, cioè di poter insieme intuire strade nuove, naturalmente poi da consegnare ai vescovi nel discernimento che i vescovi insieme al popolo di Dio fanno per poter trovare anche delle linee di azione. Ecco, molto brevemente le ragioni. E allora vengo alle caratteristiche del cammino sinodale. Le conoscete già, ma le riprendo brevemente per poi soffermarmi su alcuni aspetti. Una prima caratteristica del cammino sinodale che abbiamo iniziato è che è un cammino articolato. E questo quindi è un cammino di ampio respiro. Questo è un fatto positivo, perché ci toglie l'ansia di che cosa dobbiamo fare subito, e quindi anche l'ansia che avete del portare le sintesi, l'abbiamo detto anche ieri a Roma, è una cosa importante, ma non fatevi prendere dall'ansia semplicemente di mandare il documento, perché il nostro cammino della Chiesa italiana, il cammino sinodale, dura fino al 2025, fino al Giubileo. Poi dopo si avvierà una fase nuova che tutti dicono: ma come sarà? E la risposta è che non lo sappiamo, perché se lo si sapesse sapremmo già cosa emerge, ci sarebbe già tutto pronto. E questo capisco che sia un po' disorientante, perché noi siamo abituati a schemi abbastanza deduttivi. Invece quello che stiamo cercando di vivere è un percorso che ha un senso, quindi ha un impegno, il 2025, ma è sul lungo periodo. E questa è una cosa molto importante. Ma è anche rischioso, e ce lo dobbiamo dire. Ed è rischioso perché c'è il rischio di perdersi un po', e c'è il rischio anche che, come quando si va in montagna, no, quando ti dicono: ma il rifugio dov'è? Ma se in un'oretta siamo arrivati, tu dici ok. Se dici: no, guarda che abbiamo fatto la gita lunga, sono 3 ore e mezzo, c'è chi dice: beh, ma allora non lo faccio neanche. No. Ecco, c'è il rischio di perdere la motivazione. E invece è importante sapere che il punto d'arrivo, almeno di questo percorso, il 2025, ma che è un cammino che stiamo costruendo tutti insieme, che è articolato. È articolato in 3 fasi, come sapete bene. La prima fase è quella dove ci siamo dentro, che è la fase narrativa o fase dell'ascolto, dove avete sperimentato, e ringrazio davvero le esperienze che solamente ho sentito in parte, ma davvero molto significative, e devo dire che in questi mesi ci stiamo arricchendo tantissimo da quello che stiamo ascoltando, perché i gruppi sinodali stanno mettendo al centro la narrazione delle esperienze, e le persone si sentono ascoltate in questo, hanno la possibilità di narrare
l'esperienza della fede, la fatica della fede, la fatica e la bellezza dell'essere Chiesa. Quindi c'è questa fase narrativa di 2 anni. Quest'anno, che è ormai nel pieno, che porterà ad una prima raccolta di quello che va emergendo. E proprio ieri ci siamo trovati appunto a Roma per discutere insieme. Abbiamo lavorato insieme, proprio abbiamo fatto degli esercizi pratici. Come leggiamo una sintesi che ci arriva da una parrocchia? Come ci lasciamo sollecitare? Ma se ci dice delle cose che a noi non piacciono, come facciamo? No, non è che possiamo modificare quello che abbiamo ricevuto. Lo ascoltiamo, cerchiamo di lasciarci sollecitare da questo. No? Quindi c'è questo primo anno di raccolta che porterà all'Assemblea dei Vescovi di maggio a restituire ai Vescovi una prima visione, un primo di quadro di quanto va emergendo nell'ascolto, che non termina adesso, perché chi vuole può continuare a fare i gruppi sinodali, a continuare a raccogliere. Perché? Perché poi i Vescovi, lavorando insieme, dovranno cercare di far emergere dei temi su cui l'anno prossimo andremo ad approfondire ulteriormente l'ascolto, continuando il metodo della conversazione spirituale che state sperimentando, ma certamente anche arricchendo, perché camminando proprio anche gli strumenti vanno arricchendosi. E quindi anche l'ascolto che non si riesce a chiudere quest'anno, i gruppi che non si riescono a fare quest'anno, o i gruppi che desiderano continuare, abbiamo l'anno prossimo per continuare nella fase dell'ascolto, in questa fase narrativa. Dopo la fase narrativa c'è poi la fase cosiddetta sapienziale, cioè dove i vescovi a questo punto arriveranno a individuare delle linee più specifiche, su cui però chiederanno ancora un coinvolgimento alle realtà delle chiese locali, alle diverse realtà ecclesiali, per lavorarci sopra, per continuare a fare discernimento su queste linee. Per questo è stata chiamata fase sapienziale, per poi arrivare all'ultimo anno a quella che è stata chiamata la fase profetica, cioè di rilancio, di presa di decisione di alcune linee che i vescovi dovranno assumere. Ma non dobbiamo immaginarci il cammino sinodale come un percorso dalla chiesa locale al vertice, ma ce lo dobbiamo immaginare come un circolo continuo, no? di dinamica, che già adesso sta generando nelle diocesi punti di lavoro che non occorre aspettare il 2025. Cioè, se ci si accorge già adesso, ascoltando in diocesi, che ci sono degli aspetti su cui occorre lavorare, è poi importante che le diocesi assumano e facciano già, se ritengono, alcuni passaggi. Proprio perché il cammino sinodale è un cammino articolato e, seconda caratteristica, è un cammino strutturato, come avete visto in questi mesi, ma flessibile, perché è consegnato alla responsabilità delle diocesi di costruire i percorsi. No? E quando abbiamo preparato le schede iniziali con cui ci siamo poi confrontati con i diversi referenti regionali e diocesani, l'abbiamo detto, cercate poi di declinare come meglio ritenete. Un cammino, vado veloce perché vedo che il tempo corre, un cammino articolato, un cammino strutturato ma flessibile, un cammino impegnativo. Io credo che questo ce lo dobbiamo ricordare. Perché il cammino sinodale è un cammino impegnativo? Perché ci chiede di metterci in gioco. Perché, appunto, come dicevo prima, non c'è già niente di predefinito. Sarebbe stato anche abbastanza semplice scrivere un documento e dire va bene, poi voi applicate qualcosa, no? Ma invece non era questa la logica. La logica è quella del coinvolgimento. E quindi è un cammino impegnativo perché ci chiede di uscire da noi. E uscire da noi, lasciarci coinvolgere, è impegnativo di per sé. La partecipazione, la collaborazione sono impegnativi di per sé, per 2 ragioni.
o meglio, da cristiani possiamo dire per tre ragioni. La prima ragione è una ragione materiale. La partecipazione chiede tempo, chiede risorse. Ci vuole il tempo per fare questo, per ascoltare, per lasciarci coinvolgere. E questo è una risorsa che non, come dire, limitata. Secondo, ci sono delle resistenze di carattere psicologico, perché ognuno di noi tende a vedere le cose dal suo punto di vista, fa fatica a decentrarsi. Ma c'è una terza ragione per cui il camminare insieme è impegnativo, che è di ordine spirituale, e si chiama egoismo, si chiama peccato, come dire, di autocentratura su di sé. E dobbiamo quindi sapere che il camminare insieme comporta la lotta contro i nostri egoismi. E credo che sia giusto dircelo questo, per uscire dall'idea irenica che fare gruppo è sempre bello, che fare i consigli pastorali è la cosa più divertente del mondo, perché non è vero, perché non è vero, perché fare un consiglio pastorale richiede la pazienza dell'ascoltarci tutti, l'arrivare alle delle decisioni, l'accettare che la decisione presa non è quella che volevo io magari, accettare che poi sia il presbitero, sia il pastore che prende la decisione finale dopo aver ascoltato, cercare di aiutare il pastore nella decisione a considerare quello che ha ascoltato e così via. Quindi è un cammino impegnativo, ma è anche un cammino interessante. E oso dire, per quello che sto vedendo in questi mesi, generativo. Perché? Perché è un cammino aperto, perché è un cammino teso ad immaginare il nuovo, a valorizzare il meglio che c'è, a valorizzare l'esistente, a rivitalizzare l'esistente, ad aprire strade nuove. Una cosa che sta emergendo con chiarezza è che quello che stiamo facendo è un esercizio che poi deve avere una ricaduta nell'ordinarietà, che non vuol dire che si continueranno a fare sempre i gruppi sinodali, ma questo stile può innervare il nostro modo di fare i consigli pastorali, di fare i consigli presbiterali, di ricominciare a fare la formazione in un determinato modo, di mettere al centro delle nostre strutture l'ascolto delle persone e il confronto. Quindi, se volete, il cammino sinodale è un grande esercizio perché possa però poi tradursi nella quotidianità. E per questo lo rende generativo, perché cerca di valorizzare l'esistente, cerca di aprire strade, cerca di far uscire dalla solitudine. Uno degli elementi che sta emergendo è che nella nostra Chiesa c'è molta fatica di solitudine. C'è molta fatica di solitudine nei presbiteri, nei laici, in chi è impegnato. E invece la possibilità di camminare insieme, di sostenerci insieme, è davvero importante. E allora vengo agli ultimi passaggi, lo stile. Il cammino sinodale non è un adempimento. Ci sono degli adempimenti, ma se noi ci fermiamo sugli adempimenti, siamo finiti. E per questo vanno veramente vissuti, come si diceva ieri a Roma, secondo quanto uno può fare. Mi sono arrivate poche sintesi, le altre mi arriveranno dopo, fai quello che puoi. Perché non è quello che conta. Quello che conta è il cammino che si sta costruendo. Non è un adempimento, appunto, ma è un cammino. È un cammino che chiede però di crescere insieme in uno stile. In uno stile che mi sembra di poter declinare così. Innanzitutto uno stile di fiducia. Un tempo di fiducia che lo Spirito è all'opera. Un tempo di fiducia che l'altro ha qualcosa di significativo da raccontarmi. Anch'io sto facendo esperienze di gruppi sinodali. La settimana scorsa ho fatto il gruppo sinodale in parrocchia. È stato bellissimo. Accorgiti che la signora della quinta del banco, del quinto banco, perché tutte le domeniche è lì, da sempre lì, arriva prestissimo, ha delle cose da raccontarti che tu non immaginavi neanche quando
ti racconti l'esperienza della fede. Ed è solo perché qualcuno ci ha chiesto di fare questo atto di fiducia reciproca, di arrivare lì alle 4 del pomeriggio di una domenica e star lì, che scopri delle cose veramente generative per te. Allora, uno stile di fiducia, che è anche rigenerare la fiducia nel nostro essere Chiesa, nel nostro essere Chiesa. Uno stile di fiducia, uno stile di rispetto dell'altro, della sua storia, delle sue fatiche, delle sue idee. Uno stile di accoglienza dell'altro, ma naturalmente dovremo anche crescere in uno stile di discernimento. Che cosa c'è di nuovo, che cosa c'è di costante, che cosa ci interpella. E quindi uno stile segnato anche dallo sguardo in avanti, radicato però sul Vangelo. Questo sicuramente ci chiederà degli sforzi, nella consapevolezza che l'esperienza che stiamo facendo è un'esperienza spirituale. Non è un'esperienza semplicemente organizzativa, ma è un'esperienza spirituale. E dallo stile naturalmente discendono poi delle operazioni. Io mi limito a quelle che stiamo cercando di fare insieme in questo anno, perché negli anni prossimi appunto le costruiremo insieme. E queste operazioni sono... questo cammino sinodale richiede il sensibilizzare, e voi lo state facendo in maniera straordinaria, lavorando negli ambienti di vita, sensibilizzare le persone a sentirsi coinvolte in questo lavoro di ascolto che la Chiesa sta facendo. Sensibilizzare, far partecipare, ascoltare, ma anche, ormai siamo in questa fase, cominciare a raccogliere quanto va emergendo, e aspetto che secondo me è decisivo, rilanciare e restituire, o meglio, restituire e rilanciare. Quanto abbiamo raccolto e ascoltato, cerchiamo di fare in modo che venga restituito almeno in parte a chi ha partecipato. Cioè non mandiamo soltanto una sintesi a qualcuno, ma proponiamo alle persone che hanno partecipato di ritrovarsi, perché possono ascoltare quanto noi abbiamo compreso, e anche possiamo rilanciare a loro delle linee di lavoro che poi l'anno prossimo ci saranno, proprio per evitare che questo elemento, questo processo si riduca semplicemente a un elemento di occasionalità. E allora chiudo. Che cosa sta emergendo? Io posso dire quello che sto vedendo a livello degli incontri appunto regionali, degli incontri nazionali che si stanno cercando di fare. A me pare che stiano emergendo questi aspetti. Un primo aspetto è che sì, siamo Chiesa minoritaria, siamo sempre meno, ma c'è vitalità nelle nostre chiese. Sì, abbiamo ascoltato le fatiche delle piccole parrocchie, anche delle grandi parrocchie, ci sono parrocchie che non fanno nulla, c'è tutto questo. Però ci sono delle chiese e ci sono delle parrocchie, ci sono dei laici, ci sono dei sacerdoti che si stanno coinvolgendo. C'è la vitalità. L'altra cosa che stiamo vedendo è un grande desiderio e bisogno di ascolto. E c'è lo stupore di alcune persone di essere ascoltate, di essere state invitate ad essere ascoltate. Questo è un altro aspetto che vediamo. Così come sta emergendo con chiarezza la forza del metodo della conversazione spirituale, cioè di un ascolto che non mette al centro l'io e basta, ma che cerca di costruire un noi, nell'ascolto dello spirito, proprio nell'incontro con l'altro. Con questo sta emergendo. Sta emergendo anche una vitalità, una voglia di coinvolgimento, una voglia di partecipazione. Ma stanno emergendo anche delle fatiche.
sta emergendo la fatica di chi dice ma sarà la solita cosa che non porta a niente. E devo dire che soprattutto nei sacerdoti sta emergendo questa fatica di disincanto che è importante ascoltare, perché le fatiche vanno assolutamente ascoltate. C'è la fatica nei laici, che è anche una paura, che tutto questo poi si diventi un fuoco fauto, veloce, che si spegne subito e che quindi non porti poi dei cambiamenti. E quindi c'è chi spinge subito sull'acceleratore, ci sono queste fatiche, la fatica del disincanto, la fatica di chi vorrebbe accelerare immediatamente. Stiamo toccando con mano la fatica di sentirci poveri di strumenti per uscire dalle nostre comunità. In diversi incontri regionali, diverse diocesi ci hanno chiesto: ci sono dei suggerimenti per incontrare chi non viene più in chiesa? E questa è una domanda molto importante, che però ci dice quanta fatica noi facciamo a uscire dai nostri schemi organizzativi. Perché in realtà l'incontro con le persone avviene condividendo la vita, abitando il lavoro, anche stando negli ambienti. Però questa è una questione, secondo me, molto, molto importante. E naturalmente quello che poi stiamo toccando con mano è però questa bellezza dell'incontrare le persone e del potere ritrovare anche nella parola del Vangelo una parola di speranza. Ecco, e questo è veramente molto bello. Scusate, forse sono andato un po' lungo, ma qui mi fermo perché credo che sia importante adesso invece così condividere. Grazie anche per il lavoro che fai. Ti facciamo un applauso. Lo senti? Va bene. Un applauso a tutti. Il microfono spento. Ecco, ok, bene. Non abbiamo mezzi tecnici per girare se non quelli delle mani. Comunque grazie di cuore per quello che hai detto e soprattutto perché ci hai raccontato quello che tu stesso hai vissuto. E questo è, credo, quanto di più prezioso in questo tempo abbiamo. Tra l'altro alcune parole che tu hai detto sono già circolate e circolano anche in mezzo a noi, quindi guardando un po' le persone che avevo davanti, quando dicevi alcune cose, alcuni non si vede se sorridono perché abbiamo queste FFP2 che si, però insomma annuivano, preti, laici, eccetera. E poi sicuramente tutti abbiamo riascoltato nel cuore alcune parole che sono già state dette. La cosa che mi piace molto è dire: non c'è il documento finale nel cassetto. Quindi non è che tutto quello che noi abbiamo, che stiamo facendo, è inutile, perché tanto poi arriva il solito omino che tira fuori il documento finale. Non è così. Questo spero che tutti almeno lo abbiamo capito, e anche se abbiamo avuto in passato esperienze di questo tipo, e questo è il coraggio di guardare anche alla verità di quanto sta avvenendo, eccetera. Quindi mi pare che questo sia un passaggio anche significativo. Abbiamo una mezz'ora di tempo e chi vuole, fino alle 6:15, 6:20, perché poi vorremmo dare anche una comunicazione, chiediamo a tutti di rimanere, che il coordinamento di diocesano per l'emergenza ucraina ci darà, proprio perché qui abbiamo un'assemblea veramente di livello, consigli pastorali parrocchiali, vedo che 33-34 parrocchie sono presenti oggi sulle nostre 50. Quindi abbiamo un numero molto alto di parrocchie e soprattutto rappresentate da laici e da preti, e questo è molto importante, insieme a associazioni e movimenti e agli uffici diocesani che sono al servizio della pastorale e della parrocchia, non certo a determinarne loro i percorsi. Quindi mi sembra che questo circolo sia molto virtuoso per entrare anche in alcune domande che chiedo di fare. Chiaramente vi dovete alzare
perché dovete venire qui dove sono io, che è un posto veramente straordinario, si vedono tutti e non vi vedete solo con quelli davanti, e da qui fate la domanda. Se avete un po' di timore vi mettete da una parte, c'è un portatile, però credo che purtroppo non abbiamo altri strumenti che ci permettono di farlo dalla sala, tenendo il rischio che Pierpaolo non senta direttamente da chi la fa la domanda, ma se dopo io la devo riprendere, dopo c'è già un passaggio che non è solo tradurre ma è anche tradire. Bene, quindi chi vuole viene, fa la domanda. Chi è da casa, c'è Ettore Fusaro, il direttore di Caritas, e il vicario di Pergola, Don Filippo. Basta che si collegano e possono tranquillamente intervenire. Chi invece ci sta seguendo attraverso la pagina della diocesi può soltanto ascoltare le domande, a meno che non manda al mio WhatsApp una domanda e io la riprendo. Bene, grazie. Quindi a voi la parola. Bene, no, Sauro non ha alzato la mano, ha la sola appoggiata, no, scusate, guardavo, ho visto la mano lì, non era lui, va bene. Ecco, come sempre l'adorazione eucaristica è un'altra cosa rispetto a questo momento, quindi quella la facciamo. Mentre magari chiedo a Roberta May, che è in sala, di venire qui, perché è arrivata dopo, ma almeno guardate anche Roberta May in faccia, che è l'altra delegata della nostra diocesi, ok? E benissimo, prego. Vieni qui, accomodati. Accomodati pure. Di sempre, e poi e parli. Prego. Io sono Alberto Boldrini. E volevo dire solo una cosa, ciao, magari una piccola critica, tanto cosa fa, siamo qui tra noi, no? Certo. Quello che è emerso, io ho fatto facilitatore per quanto riguarda il consiglio pastoreale parrocchiale del Frate Rosio San Lorenzo, e quello che è emerso è che le domande che abbiamo inviato prima ai partecipanti da molti sono state giudicate troppo difficili, perché è giusto ascoltare, ma è ancora più giusto fare una domanda che quello che deve rispondere sia in grado di capire e di rispondere bene. Solo questo, ecco, più facile. Poi, devo dire che abbiamo molto migliorato nell'incontro, che sono emerse tante altre cose, però abbiamo scelto di far mandare prima le domande e avere una risposta scritta, perché tante volte arriva il documento a casa, uno dà un'occhiata veloce e non ci riflette. Invece se deve fare una risposta scritta, ci riflette, ci pensa. Poi nell'incontro sono emerse tante altre cose ed è stata una cosa molto positiva. Io vi dico l'importanza di fare le domande, caro Roberto, noi siamo colleghi. E quando faccio catechismo, ho una classe piccolissima, però per avere una risposta adeguata debbo riformulare la stessa domanda su più livelli, perché magari un ragazzino lo capisce a un certo livello, l'altro no, quindi debbo abbassare migliorare la qualità, abbassare diciamo il livello della domanda per poter avere la risposta da tutti. Quindi soprattutto per quanto riguarda il consiglio pastorale, che ci sono estrazioni diverse, anche persone che non hanno una scolarità elevata si sono trovate in difficoltà a rispondere. Poi nell'incontro no, perché sono emerse cose belle. Per quanto riguarda invece l'incontro fatto per i catechisti, vedo che non c'è questa difficoltà. Chiaramente diciamo che c'è una scolarità più elevata e quindi è molto più facile. Però ecco, è questo che ho notato, la difficoltà delle domande. Tutto qua. Grazie mille. Intanto no, sottolineo che mi hanno telefonato da Fratte Rosa, è arrivata una telefonata per dire la cosa è concretissima quella che sta dicendo. Ha detto: ma se io mando il vademecum, la gente che capisce vademecum, è una parola che posso scrivere istruzioni per l'uso, d'accordo, istruzioni per l'uso, c'è problema. Quindi quello che dice è giustissimo, e questo però lo leggerei nella linea della responsabilità e della partecipazione e di chi entra in questo dinamismo. Però è giustissima la situazione. Tra l'altro noi ci siamo trovati in difficoltà quando abbiamo anche noi preso in mano
quello che ci arrivava ed era difficile, facile, certamente non adatto a quello che pensavamo. Quindi benissimo questo legame col territorio diversificato dalle persone nella diocesi, e questo poi dopo vediamo anche Pierpaolo. Altre domande? Altre cose? Altre esperienze? Anche se qualcuno ha fatto un'esperienza che desidera raccontarla, siamo proprio nella disponibilità di ascoltare. Ecco, io, se volete, faccio anche una domanda su quel passaggio, la fatica. Anche nella nostra diocesi emerge, e mi piace che Pierpaolo lo ha sottolineato come qualcosa di positivo da ascoltare, la fatica di noi preti. E questo è emerso in maniera forte nei due, ne faremo uno anche il 24 di marzo, incontri che abbiamo già avuto di ascolto tra di noi, e anche in qualche modo in quello che è emerso. Chi ci ascolta, qualcuno ha detto. E questo passaggio, a volte personalmente la vedo più come qualcosa non tanto da ascoltare, ma come una difficoltà che a volte mi blocca. E dico, ma perché questa fatica? Ecco, e questo rimane per me una domanda. Perché questa fatica? Forse anche noi, mi piace quello che tu hai detto in un passaggio che l'ho scritto, c'è questa paura che va bene nel momento in cui però non ci blocca, no? E non ci impedisce di andare avanti, perché anch'io amo andare in montagna, se a un certo punto in un passaggio ho paura, mi fermo e lo farò quando sono in grado di farlo, perché in quel momento probabilmente sono stanco ed è bene che io mi fermi. Allora, ecco, una lettura di questo tipo ci aiuta anche a leggere positivamente le paure. Certo, per me personalmente, all'interno di questo dialogo spirituale, no? Di questo, ecco, così faccio un po' di difficoltà, e a volte ci sono anche degli strappi che avvengono, no? Anche tra noi preti, eccetera. Quindi, ecco, non solo con i laici, eccetera, ma tra noi preti. Questo, non so, è una difficoltà che io sento, e se magari su questo Pierpaolo hai altre risonanze, mi piacerebbe ascoltare. Ancora? Qualche altra domanda o sottolineatura? Senza paura? Prego. Qua c'erano gli ultimi 100 metri, sono sempre quelli più difficili da fare. Ecco. Sono Rossana. Buonasera a tutti. Io ho notato una cosa nel fare il facilitatore, che incontrandomi con un gruppo, la mia è una piccola parrocchia, un gruppo di persone che conosco bene, con le quali mi incontro ogni domenica alla messa e le incontro anche giornalmente, c'è stata la fatica di farle parlare, perché il facilitatore deve suscitare, ma non deve rispondere alle domande, questo ci era stato detto. Però a un certo punto ho dovuto dire io, dico, non dovrei farlo, però a questa domanda, ad esempio, io penso questa cosa. Così, in questa maniera, mi si è aperto il dialogo. Se no, le persone non abituate a fare questo tipo di incontro mi si perdevano un po'. Devo dire che il livello culturale non era
tra il gruppo non era molto alto, sì, c'erano due o tre diplomati, ma il resto licenza elementare, forse anche questo, non so. Però ho dovuto io immedesimarmi in loro, dico io adesso sono una di voi, non faccio più il facilitatore e a questa domanda esprimo questa cosa. E poi il dialogo, l'ascolto si è aperto così bene che le persone non volevano più smettere di parlare e mi hanno chiesto un successivo incontro e l'ho fatto. La seconda volta non ho avuto bisogno di dire io, di esprimere il mio pensiero in merito alle domande fatte. Quindi si erano aperte al dialogo le persone e, cosa sorprendente, dopo il secondo incontro mi hanno chiesto un ulteriore incontro che ancora non ho fatto, che comunque faremo nel tempo. Ecco, volevo dire questa cosa perché può capitare che le persone non riescano ad aprirsi subito, un po' perché non abituate, un po' perché è una cosa nuova nella Chiesa che si faccia questo. Quindi, a parte tutta la premessa, la spiegazione fatta, ho dovuto rispondere io. Poi le cose sono andate. Volevo dire questo. Grazie. Prego. E ancora, prendiamoci ancora qualche minuto, prego. Sì. Tra l'altro una delle cose, intanto mentre arrivi vieni io prendo un po' di tempo, una delle cose importanti in questi gruppi è il silenzio, no? Che si crea, di cui noi abbiamo paura alcune volte, quindi siamo anche noi molto preoccupati. Prego. Buonasera, sono Katia, sono un'infermiera e lavoro presso l'ospedale Santa Croce. Non vuole essere una lamentela, ci mancherebbe, però avrei desiderato essere stata ascoltata, trovando anche delle modalità in presenza, ecco, non solamente domande online. Quindi mi sono chiesta... se questo non è avvenuto, cosa posso fare io? Ed è stato, diciamo, illuminante l'intervento, adesso non ricordo il nome, sì, Pierpaolo, che va al di là della data di scadenza del 2 di aprile, cioè voglio dire, io nella mia unità operativa, nel mio reparto, lo posso fare e magari in accordo con altri lo posso proporre, anche se poi non va a Roma, diciamo, però questa modalità di ascolto la posso fare, anche se non lo so, forse i facilitatori devono essere scelti, non lo so, però mi posso impegnare nel mio piccolo a farlo così, per nostro. Questo volevo dire. Grazie. Grazie a Katia, che lavora all'ospedale di Fano, si è capito un po', l'ospedale, ok? Grazie. E qualcun altro? Sì? Pierpaolo, intanto vai tu con quello che ti senti, non sono domande, sono anche affermazioni, sì, ma cosa racconti? Le riprendo volentieri, anche perché appunto poi se ho capito bene alle 18:20 c'è un altro passaggio e anch'io poi vi saluto per aspetti familiari. No, grazie molto di quanto è emerso, perché ci permette anche di entrare nella concretezza. Le domande sono degli strumenti e quindi possono essere assolutamente modificate
per accompagnare il processo tenendo presente il senso. Quando noi abbiamo visto a livello nazionale il Vademecum e il documento del Sinodo Universale, abbiamo lavorato sulle domande e ci siamo resi conto anche noi se era il caso di semplificarle, come aggiornarle. È stato un lavoro, devo dire, abbastanza complesso. Però capite che formulare delle domande che vadano bene per tutte le persone a livello di sinodo universale, perché questo lavoro lo stanno facendo in Madagascar, in Irlanda, in Islanda, in Perù, con modalità diverse evidentemente, ma tutte le chiese stanno vivendo questo aspetto, non era semplice. Allora la scelta che è stata fatta è lavorare molto sul metodo e sul senso e dare una serie di domande che però poi vanno lasciando alle diocesi la scelta e anche alle parrocchie e alle realtà la scelta. Ad esempio ci sono delle diocesi che hanno scelto un'unica domanda per tutti, ci sono invece delle diocesi che hanno scelto una serie di domande. Quello che secondo me Alberto diceva, che è molto interessante, è l'insegnamento metodologico che ci viene da questo lavoro, che va tenuto presente. Cioè, lavorando su questo aspetto, cogliamo quanto sia importante che come Chiesa impariamo a custodire l'essenziale, a coltivare l'essenziale, ma a declinarlo in linguaggi diversi a seconda degli interlocutori che abbiamo di fronte. Allora, questo però richiede flessibilità, non rigidità procedurale, perché con la rigidità procedurale io invece applico sempre il solito schema, mentre qui diventa molto importante la consapevolezza della direzione verso la quale si vuole andare e quindi da qui lavorare sulle domande, che è vero, in alcuni casi erano difficili così come erano formulate. No, tanto è vero che c'è scritto dappertutto: Se serve, cambiatele, perché l'importante è ascoltare le persone e chiedere a loro che cosa significa per loro che la Chiesa cammina insieme, che Chiesa oggi sognano, anche ad esempio se sono lontano, se sono distanti o se sono addirittura a volte quasi in contrasto. E in questo allora mi sento di riprendere anche quanto diceva Katia. Certamente si può, cioè, il tema dei gruppi sinodali, anche qui, è un metodo, ma nulla ci impedisce di attivare un ascolto anche in un altro modo, o di farlo anche oltre la data di scadenza, perché lo scopo è ascoltare. E se emergono delle cose, restituirle anche oltre la data, perché non è che la vita della Chiesa inizia o termina qui, ma è dentro la sua quotidianità, e quindi ben venga la possibilità di fare soprattutto nei contesti di vita dei gruppi sinodali. Io sono convinto che l'anno prossimo su certi temi si tornerà, e si tornerà anche proprio cercando di attivare gruppi anche là dove ci sono gli ambienti di vita, come avete cominciato a fare voi o come Katia ad esempio adesso suggeriva rispetto all'ospedale. Quanto diceva Rosanna o Rossana, non ricordo più adesso se ho segnato bene il nome, ma la ringrazio molto, su questo aspetto del parlare. Ha fatto benissimo. I facilitatori sono dei facilitatori. Qui, ad esempio, abbiamo avuto un dibattito, vi svelo una cosa. All'inizio c'era chi diceva i facilitatori non devono parlare. Invece poi è passata la linea, che io condividevo, no, i facilitatori parlano. Però facilitano, quindi non è che si mettono lì e dicono tu sbagli, no, perché è un ascolto dove non si giudica quello che si riceve, ma si ascolta e si risuona il metodo della conversazione spirituale. Ma il ruolo del facilitatore è importantissimo, anche per lanciare. Ma quando si apre il dialogo? Quando c'è la narrazione, non quando semplicemente c'è l'idea astratta. Perché in certi gruppi, soprattutto in certe parrocchie piccole, c'è una resistenza iniziale? Perché si teme che la risposta sia intellettuale. Cioè che vuoi sapere cosa penso io della Chiesa o quale dovrebbe essere la Chiesa dal punto di vista intellettuale. E allora diventa molto importante mostrare con l'esempio che io sto chiedendo un coinvolgimento esistenziale.
In alcuni casi c'è la ritrosia di alcune persone, soprattutto nei piccoli centri, ma non solo, di mettersi in mostra dal punto di vista esistenziale. Ci sono delle diocesi che mi hanno detto: ma le nostre parrocchie di montagna, se tu gli dici di raccontare la sua esperienza, non la racconta nessuno, stanno zitti, perché hanno questa ritrosia del dire di sé. E qui è centrale il ruolo del facilitatore di mettere a suo agio, far capire che stiamo, appunto, nessuno giudica la storia degli altri, ma semplicemente vogliamo condividere uno sguardo. E quindi credo proprio che l'esperienza che è stata raccontata è molto bella. Quanto diceva Don Francesco sulla fatica, io penso che uno degli insegnamenti di questi mesi è che le fatiche della nostra Chiesa ce le dobbiamo ascoltare. Ci dobbiamo ascoltare nella fatica. E credo che le fatiche anche dei sacerdoti vadano ascoltate. E in questo però penso anche che vada preso sul serio quanto il Sinodo Universale ci chiede di interrogarci sullo stile sinodale di alcuni nostri organismi. Io ho insistito molto, ad esempio, nel lavoro preparatorio di sottolineare che, ad esempio, gli uffici diocesani devono riflettere sulla loro sinodalità. Cioè i direttori degli uffici tra di loro collaborano in uno stile sinodale o sono tutti in maniera solitaria? Perché in maniera solitaria ti porta poi all'autocentratura, perché la fatica è che tutti ci portiamo dentro il rischio dell'autocentratura. E più abbiamo ruoli di responsabilità, più rischiamo l'autocentratura. E allora in questo senso, ad esempio, il poterci raccontare e dire che siamo tutti corresponsabili nella cura della fede. Ecco, secondo me questo è un aspetto importante, che i sacerdoti si possano sentire sostenuti nella cura della loro fede da parte di tutta la comunità. Che la fede dei sacerdoti è curata dalla comunità, non è curata semplicemente dalla loro azione pastorale. Ecco, poter rimettere al centro questa corresponsabilità della cura della fede. Però io credo che sulla fatica di una parte del presbiterio, che io chiamo disincanto, perché trovo a volte molto disincanto sia un aspetto che vada assolutamente affrontato, cioè proprio innanzitutto ascoltandolo in profondità. E anche in questo ho visto delle esperienze positive. Abbiamo visto dei consigli presbiterali che hanno fatto gruppi sinodali, dove i sacerdoti hanno in parte riscoperto l'importanza di avere degli spazi su cui ascoltarsi, no? Però in questo credo, più che nei laici, i sacerdoti vivono la fatica di vivere la dimensione ecclesiale nella sua duplicità, comunità-istituzione. Cioè, mentre per i laici questo è in parte più semplice, per il sacerdote c'è proprio anche un'identificazione vocazionale rispetto al ruolo che si sta vivendo, dove questo è molto più complesso da vivere, a mio parere. Però qui ci sarebbero altre riflessioni da fare. E qui c'è tutto il tema della fraternità presbiterale. Come i sacerdoti possono riscoprire la fraternità presbiterale? Questo secondo me è un tema da rilanciare, ma qui mi fermo perché non è l'oggetto dell'incontro. Grazie per Paolo. Grazie a voi, grazie di cuore del cammino che state facendo e stiamo facendo. Un saluto. Bene, auguri anche a te per il cammino che stai facendo insieme a noi. Grazie. E poi va bene, Roberta e Giovanni che sono qui, ci salutano. Ciao, ben rivisti, ci siamo visti
siamo visti ieri, poi ci vedremo ancora anche con il vescovo, in assemblea dei vescovi, quindi che saluto. Bene. Arrivederci. Grazie. Un abbraccio. Io mi scollego allora, sono con voi. Grazie mille. Arrivederci. Ciao, grazie. Buona famiglia. Grazie. Grazie mille. Ciao. Bene, grazie Pierpaolo. Adesso, come vi dicevo, siamo in orario e quindi, ecco, ha parlato degli uffici pastorali, che è una delle realtà che adesso mi permetto di sottolineare. Abbiamo cercato in questo tempo di rendere più sinodali tra loro. Abbiamo creato delle aree pastorali, non vi sto a dire qui le cose, che fanno fatica perché all'interno chiaramente i direttori o l'equipe non è che sono cambiate, sono quelle, però con il desiderio di lavorare insieme. Grandi aree che sono legate un po' a, diciamo, aspetti della vita pastorale che è simile, anche se la pastorale è unica. L'emergenza che stiamo vivendo dell'Ucraina, questa emergenza determinata dalla guerra di invasione della Russia nei riguardi dell'Ucraina, immediatamente nella nostra diocesi ha suscitato questa necessità di incontro. Abbiamo cominciato a farlo con alcune realtà, quelle più direttamente coinvolte, la Caritas diocesana, poi l'ufficio Migrantes e l'ufficio ecumenico. È chiaro che insieme con loro anche gli altri uffici sono coinvolti, questi tre in particolare, con poi tutta una serie di associazioni, penso all'Azione Cattolica, lo scautismo, altre associazioni cattoliche, come anche alcune realtà legate appunto alla Papa Giovanni, piuttosto che anche alcune associazioni legate al mondo missionario, alcune realtà che si sono, ripeto, incontrate e hanno creato una cabina di regia. Quindi le informazioni che adesso Luana, che invito qui, ci darà non sono della Caritas, questo, ma sono della nostra diocesi. C'è una cabina di regia, chiaramente Caritas è quella immediatamente, ma che anima tutta la nostra Chiesa. Quindi le informazioni che abbiamo non sono per quelli qui dentro della Caritas, come a volte si sente, ma sono di tutti, perché in quello che sta accadendo c'è il volto della Chiesa di Fano, Fossombrone e Cagliperdera. Quindi non c'è nessun centralismo, questo ce lo dimentichiamo, ma c'è la necessità di incontrarci partendo esattamente da chi si mette a servizio di tutti. Quindi Luana adesso ci aiuterà a vedere alcune cose. Uscendo di chiesa, già ve lo dico, per ogni parrocchia abbiamo preparato, anche qui ormai abbiamo imparato la parola, il Vademecum, vieni con me, chiamatelo vieni con me, come ti pare, dove ci sono dentro le cose che ci dice lei, e c'è anche un fascicolo di, potremmo dire, con degli allegati che sono utili. Tutto questo perché? Perché è necessario coordinarci. Ecco, le iniziative del parroco di San Paolo, Don Francesco, che va in comune e fa le cose direttamente con l'ufficio sociale del comune, perché ci sono le famiglie di Don Francesco, questo modo di lavorare non è corretto, non va bene, cioè si fa, per carità, i poveri sono i poveri e li aiutiamo, dobbiamo però cercare di aiutarci insieme, perché poi se no la diocesi arriva quando c'è un problema che noi non possiamo affrontare, allora chiamiamo la diocesi, chiamiamo l'ufficio, eccetera. Allora in questo senso è molto importante che questo cammino si faccia insieme con la creatività di tutti, però che insieme cerchiamo di conoscerci e quindi anche questa emergenza che stiamo vivendo, il cammino sinodale ci aiuta ad affrontarla. Passo la parola a Luana che ci aiuterà in questo. Grazie. Allora, dunque, a nome appunto del coordinamento Emergenza Ucraina, vi racconto cosa stiamo facendo dal 1 marzo ad oggi, come abbiamo deciso insieme di muoverci. E, la prima decisione presa è stata proprio quella di istituire un numero di emergenza e una raccolta fondi. Ecco quello che trovate in locandina che avete visto anche girare nelle parrocchie.
E vi volevo dare alcuni dati, ecco, su i contatti ricevuti al numero di emergenza. Questi dati sono aggiornati al 18 marzo e vi possiamo raccontare che abbiamo avuto 279 telefonate, e dalle quali è emerso che le persone accolte in diocesi ci sono 40 accoglienze attive in diocesi, il che significa un totale di 176 persone. Ovviamente queste sono le accoglienze che ci sono state segnalate, chiaramente il numero sarà evidentemente maggiore. Di pari passo ci sono arrivate molte richieste, molte disponibilità di alloggi, perché era una delle diciamo, azioni e direttrici che come diocesi abbiamo promosso, e nella disponibilità della nostra diocesi sono arrivati 96 alloggi in tutto il territorio diocesano, 45 nel comune di Fano. E questi vengono messi a disposizione, sono stanze presso appartamenti fondamentalmente, con una disponibilità di posti letto per un paio di persone, e a volte anche numeri maggiori, disponibilità maggiori. E negli altri comuni della diocesi, oltre alla disponibilità delle stanze, ci sono state segnalate anche disponibilità di interi appartamenti, quindi la disponibilità maggiore. Tra queste disponibilità, nell'entusiasmo e sull'onda dell'emozione, molte persone si sono offerte anche di accogliere minori da soli, non accompagnati. E lo diciamo stasera, come l'abbiamo detto anche al telefono, questo non è possibile in Italia, perché c'è una normativa che tutela i minori, quindi c'è tutta una procedura e delle istituzioni, il Tribunale per i minorenni, che ha una normativa ben specifica in queste situazioni. Quindi questi tipi di accoglienze ribadiamo sempre che non sono possibili, perlomeno per il nostro canale. Di pari passo ci sono arrivate molte richieste di alloggio, e purtroppo ne abbiamo 23 richieste in sospeso. E perché in sospeso? Perché il metodo che abbiamo scelto è stato quello di fare dei sopralluoghi nelle case e conoscere le famiglie che hanno dato questa disponibilità, per tutelare le famiglie, per tutelare le persone che potenzialmente possono essere accolte. Questi sopralluoghi ne abbiamo fatti 6, giusto perché volevamo testare anche noi, premesso che queste sono azioni che facciamo anche noi per la prima volta, quindi bisogna un attimo misurarsi. E di pari passo abbiamo iniziato anche a conoscere le famiglie che sono arrivate nella nostra diocesi, perché per conoscere i reali bisogni di queste persone che sono arrivate. E vi vorrei far vedere... No, cosa ho fatto? Allora, pertanto. Questo? Ok. Ok. Allora. Dov'era? No, è qua. No. E questo qua. Ok, ecco. Un attimo, no? Allora, vi volevo mostrare uno degli strumenti, oltre al numero d'emergenza, che abbiamo realizzato. Grazie. Sì. Sì. Ed è un vademecum per dare informazioni più complete possibili alle persone che ci chiamano, ma anche magari poteva essere un'occasione anche per rendervelo noto, non so se l'avete già visto. Questa è una sintesi di tutte le incombenze
che le persone che arrivano nel nostro territorio in Italia sono tenute a fare, ma sono anche indicazioni per le persone appunto che si sono messe a disposizione sia dal volontariato che per l'accoglienza. Ovviamente la situazione è in continuo divenire e cambia da un giorno all'altro, quindi questo vademecum già siamo alla seconda, cioè siamo alla seconda edizione, è stato aggiornato proprio il 17 marzo. E, una cosa che appunto ricordiamo sempre è che il prodotto, il lavoro di questo coordinamento diocesano e le prime informazioni che vogliamo dare è l'attenzione alla formazione, e perché tutti i volontari che desiderano accogliere è bene che siano informati su, su che cosa è necessario fare. Okay? C'è stato tanto slancio emotivo, però è bene dargli anche un supporto a questo slancio. E soprattutto puntiamo anche a ricordare che cosa voglia dire stare accanto a queste persone che hanno le loro ferite e hanno le loro radici, le loro tradizioni. Quindi la formazione ci sembra lo strumento migliore per poterlo fare. E sono le persone che sono arrivate sul nostro territorio, come avete sentito dire tante volte al telegiornale, sono donne con bambini, anziani, disabili che hanno, stanno scappando da scenari terribili, hanno vissuto in prima persona situazioni molto difficili. Quindi in questo momento della formazione, poi vi faccio vedere il calendario che, della formazione che è partita proprio venerdì scorso. Un altro aspetto molto importante che ci è stato richiesto più volte al numero di emergenza è la raccolta dei beni materiali. Noi come diocesi stiamo seguendo le indicazioni della Caritas nazionale, per cui non abbiamo mandato di raccolta beni, però esistono delle realtà sul nostro territorio che lo fanno, quindi diamo indicazioni anche di chi lo fa. Di pari passo anche le Caritas parrocchiali che hanno già attivato delle collette, consigliamo sempre di farlo, fare delle collette diciamo circostanziate su dei bisogni già segnalati da parte delle famiglie magari che sono già accolte nel loro territorio parrocchiale. E abbiamo, come ricordavo, abbiamo promosso delle raccolte fondi sia con la causale Europa-Ucraina, con l'IBAN della Fondazione Caritas. Un'altra modalità di raccolta fondi è quella tramite il progetto di Quaresima 2022, accogliere, proteggere, promuovere e integrare. E l'ultima raccolta straordinaria, indetta proprio dall'Vescovo, è la possibilità per i sacerdoti di indire una raccolta presso la parrocchia durante la messa che credono più opportuno, che andrà proprio ad integrare queste raccolte fondi. Le raccolte fondi andranno destinate sia a progetti che di Caritas italiana per sovvenzionare Caritas, le due Caritas ucraina e le Caritas dei paesi limitrofi, mentre le altre collette andranno a sostenere le famiglie ucraine presenti sul nostro territorio. E ovviamente ricordiamo la disponibilità all'accoglienza, quindi a chi vi avesse chiesto informazioni ribaditevi sempre il numero dell'emergenza che è acceso dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 18, o altrimenti ci può contattare via email. E ricordiamo che l'iter dell'accoglienza, le persone ucraine che sono sul nostro territorio sono regolari, quindi possono stare liberamente in Italia e possono soggiornare per 90 giorni senza visto, dopo del quale però devono presentare una domanda di permesso di soggiorno. L'Unione Europea ha riconosciuto un permesso temporaneo di una durata di un anno, rinnovabile di 6 mesi. Poi, e quindi ci sono dei iter burocratici che devono essere avviati.
Un altro iter necessario da adempiere è quello della dichiarazione di ospitalità entro le 48 ore dall'ingresso in una casa, quindi lo stesso proprietario di casa si deve interessare a compilare questo modulo e poi rilasciarlo presso la questura o il comune della città in cui ci si trova, e lì abbiamo messo anche il link per poterlo scaricare. Un altro adempimento da fare sul versante sanitario è quello del tampone, sottoporsi al tampone entro le 48 ore, e un'autosorveglianza e l'attenzione a indossare la mascherina FFP2. Questo centro per eventuali quarantene, no? Questa cosa qui. Ok, sì. E, mi ricordava Don Francesco che anche noi come diocesi abbiamo dato disponibilità dal punto di vista degli alloggi per delle stanze qui proprio presso il centro pastorale, qui di fianco, e dedicate proprio all'idea delle persone che hanno bisogno di magari risultate positive o non sanno come fare il periodo di quarantena, poter soggiornare anche qui. E sono varie indicazioni che l'ASUR, il distretto di Fano, ha dato in questi giorni, e quindi abbiamo allegato a questo vademecum. C'è tutto l'iter dell'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale da avviare dopo la presentazione del permesso di soggiorno, anche qui le indicazioni. E il discorso dei minori che vi facevo prima, volevo dire che abbiamo messo anche in contatto degli enti pubblici, siccome la nostra diocesi è molto estesa ed è cade sotto la competenza di 3 ambiti territoriali e sociali, abbiamo messo i contatti di tutti e 3 gli ambiti. Ricordiamo che come coordinamento siamo in contatto con l'ambito di Fano, ma siamo anche in collaborazione con gli altri ambiti di Fossombrone e di Cagli, in modo da poter ragionare su un accordo di collaborazione per quanto riguarda l'accoglienza di strutture, in modo da rendere uniforme il territorio e le modalità d'aiuto. Per quello che riguarda che cosa può fare la Caritas, ci siamo proposti appunto su richiesta della Caritas può mettere a disposizione un kit di ingresso, che vuol dire IDP, i prodotti di igiene personali, dispositivi protezione individuale, ok? Mascherine, gel sanificanti, eccetera. E schede telefoniche e ricariche, questo è molto importante perché è lo strumento principe per continuare a comunicare con le famiglie in Ucraina. E altri servizi della diocesi, appunto il centro d'ascolto, il centro salute di Caritas e l'orientamento sulla normativa sull'immigrazione, e soprattutto aggiungiamo anche il consultorio diocesano con il servizio di supporto psicologico. E ricordiamo appunto molte persone hanno aderito a questa raccolta di disponibilità all'accoglienza. Questa accoglienza è di carattere temporaneo, ma sicuramente necessita di un sostegno della comunità, delle associazioni e dei movimenti tutti. E quindi è importante il coinvolgimento delle comunità parrocchiali, quindi essendo in questo consesso dell'assemblea diocesana ci sembrava proprio doveroso sottolinearlo, e quindi sempre in un'ottica di lavoro d'insieme, di un noi che si vuole creare e di un lavoro di rete. Abbiamo aggiunto anche nelle ultime parti l'attività di animazione, perché molte associazioni si sono rese disponibili e hanno attivato momenti ludici a favore dei bambini e dei minori, dei giovani che sono sul nostro territorio, quindi potete ritrovare anche queste. Ovviamente aumenteranno, sono già in aumento, quindi ce ne saranno anche altre. E la cosa che vi volevo far vedere è un aspetto, l'aspetto formativo. Aspetta.
Eccolo, lo vedete tutti? Ok, questo è il percorso formativo che abbiamo ideato e che stiamo promuovendo. Quando come coordinamento ci stavamo riflettendo sull'opportunità di un percorso formativo, non nascondo che c'è stato un grosso dibattito, perché magari si pensava che potesse scoraggiare qualcuno, qualche disponibilità all'accoglienza, al volontariato. La nostra esperienza è stata è frutto dell'esperienza formativa fatta anche durante il periodo del lockdown per gli operatori e per i volontari, quindi la platea era molto trasversale. Il riscontro in questo caso è stato molto positivo, perché poter approfondire le tematiche, condividere le difficoltà e trovare soluzioni già avviate su altri territori, ma che hanno avuto le nostre stesse difficoltà, è stata una risorsa per tutti. Quindi ci è sembrato giusto e soprattutto una risorsa importante mettere a disposizione anche in quest'altro tipo di emergenza. E quindi venerdì siamo partiti con questo corso formativo che prevede 7 tra l'altro sono registrati. Quindi sono registrati, quindi se ve lo siete perso o non potete partecipare a tutti, si possono recuperare tranquillamente. E sono 7 incontri, ovvio. Noi promuoviamo la partecipazione perché è un modo per prendersi cura di chi si vuol prendere cura di queste persone che scappano dalla guerra. Quindi è un regalo, insomma, è un'attenzione in più che si fa. E chiudo, perché mi sa che ci siamo, una piccola richiesta che volevamo fare come coordinamento a questa assemblea è l'attenzione a questa forma di accoglienza diffusa, l'abbiamo chiamata, perché come ho detto 96 disponibilità di alloggi su tutto il territorio di Cesano, quindi l'accoglienza e la generosità è di tutto il territorio diocesano. Però sicuramente ha bisogno di un sostegno da parte delle comunità parrocchiali, un sostegno e un'attenzione da avere sia nei confronti delle famiglie che scappano dalla guerra, ma anche delle famiglie che hanno dato disponibilità all'accoglienza. Perché i bisogni sono tanti, ma anche per essere un segno di dare un segno di vicinanza. Grazie per questa comunicazione veloce. E allora dobbiamo pregare alla fine perché c'è una cosa particolare, quindi uscendo troviamo il vademecum, troviamo gli allegati, quindi legati a Caritas, troviamo anche due avvisi della pastorale familiare, il 22 maggio l'incontro del vescovo con i fidanzati e il campo estivo delle famiglie. Rinnovo anche l'invito nella quaresima a unirci con la Via Crucis che i giovani hanno proposto, quindi nelle parrocchie l'8 aprile chi vuole può utilizzare la Via Crucis preparata dai giovani della nostra diocesi e utilizzarla nella maniera in cui ritengono opportuno. Ecco, terminiamo con una preghiera che abbiamo chiesto alle monache benedettine di Cagli, perché anche i monasteri di clausura, gli istituti religiosi stanno partecipando ai tavoli e ai gruppi sinodali, quindi ci sembra anche bello che realtà in uscita, tra l'altro molto bello perché le carmelitane di Fano e anche le benedettine di Cagli stanno mettendo a disposizione i loro locali per l'emergenza ucraina, quindi sono inserite dentro la nostra storia. Forse noi le riteniamo lì un po' così fuori dal mondo, sono invece molto più dentro il mondo di noi. Quindi ci alziamo in piedi e ascoltiamo la madre abadessa del monastero di Cagli, di San Pietro, che ci invita alla preghiera e ci dà alcune parole prima di saluto. Allora, noi siamo le monache di Cagli, di San Pietro, che siamo venute nel 2019 in aiuto in questo monastero, aiutare le sorelle. Siamo contente di stare qui in questa diocesi di Fano, anche nella chiesa,
E il nostro carisma è la preghiera. Adesso, in questo periodo stiamo pregando per questo sinodo, anche ora te lavora, non anteporre nulla all'amore di Cristo, come dice San Benedetto. Benediciamo il Signore, siamo contenti di servire la Chiesa in questo tempo. Adesso facciamo una preghiera per questo sinodo, ma anche per tutta la Chiesa, per questo momento difficile del mondo. Chiediamo al Vescovo di darci la benedizione e anche quello che desidera dirci alla fine. Padre Candi, c'è una suora dell'Ucraina, c'è la mamma e il fratello che non possono uscire ancora, quindi stanno sotto la guerra, messi male. Vorrei ricordare anche il Papa ci ha chiesto per il giorno dell'Annunciazione, il 25, veglie di preghiera nei santuari mariani o in altri luoghi. Noi abbiamo il santuario qui di Madonna Ponte, Cartoceto, poi a Fossombrone, Fossombrone, Cagli, e alla sera alle 21, ma questo era programmato prima della voglia del Papa, nella chiesa della pace a San Michele al Fiume, la sera alle 21 facciamo una veglia di preghiera per la pace, quasi collegata a un quaresimale, quindi anche con digiuno pagato pro terra santa. Ricordo ancora i nostri quaresimali, il lunedì, eccetto che la diretta streaming ci porta via le persone dirette, ma ce ne sono tante fuori, però non abituiamoci a vivere senza porto. Questo è uno dei pericoli grossi che la Chiesa italiana, ma già c'è la liturgia, di essere persone che stanno sul salotto e la Chiesa è altro, però pian pianino.
è bello che molti poi 300-400 vanno a seguirlo, però come struttura mentale chi può, anche la messa domenicale per i malati gravi vale in casa, per gli altri è pigrizia, no, non creiamo queste brutte abitudini. Poi i quaresimali li faremo anche fatto Marotta l'altra sera, poi ci sarà, mi pare fosse un Brone o uno, un altro a Cagliari, su quelle tante sono. Noi in città facciamo il lunedì di Quaresima, così non togliamo l'ostacolo, un'ora precisa, non di più, di solito comincia alle 9 puntuali, in cattedrale quest'anno. Come anche quest'anno c'è stata la testimonianza del carcere, si riprende la tradizione ormai abbastanza vecchia, che avevamo preso noi tempo fa, della lavanda dei piedi al supercarcere. Vi garantisco che è una situazione affascinante e si vedono tante lacrime, perché un carcerato senza fine pena, con 20 anni, 30 anni di pena, che si sente dire io ti voglio bene, a nome di Gesù, è una cosa che cambia la vita. Non la cederei mai a nessuno quella celebrazione. Il Signore sia con voi, benedetto il nome del Signore, il nostro aiuto è nel nome del Signore. La benedizione di Dio Onnipotente, Padre, e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi, con voi rimanga sempre. Non dimenticate che i migranti ci stanno tanti altri ancora, se non mi dicono questi con la pelle bianca, che le suore di Cagli sono migranti dal terremoto. Non c'è più monastero, Sant'Angelo in Bondana, in Fernano, e abbiamo fatto con un lungo percorso un'accoglienza a Cagli, e quindi è un bel segno per la nostra diocesi. Grazie davvero, grazie a tutti e buona serata. Buona Quaresima. Mettete allora i batmecum e altre cose. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.